Nel tuo commento pre-partita, mi dai le percentuali secondo te di qualificazione? Così a sensazione, chiaramente. Ma guarda, dipende tutto, ripeto, l'avevo già detto l'altra volta, forse domenica, che l'Inter, se l'Inter è quella vista in campionato, perché l'Inter vista in campionato è un po' differente da quello che abbiamo visto nei gironi di Champions quest'anno. Perde qualcosa in Europa, lascia qualcosa. Se però è migliorata a tal punto che può essere quella che abbiamo visto in campionato, secondo me metterei l'Inter a 55 e 45 45 l'Atletico, l'Atletico. perché la vedo. Se invece l'Inter è quella che abbiamo visto finora nei gironi, ricordo che l'Atletico Madrid non a caso la incontra negli ottavi l'Inter, perché è arrivata seconda nel girone mentre l'Atletico ha La vinto il vediamo qua. girone. Se saranno queste, sarà ancora quella, secondo me metto a 51 l'Atletico. Però grande equilibrio. Fabio, sei d'accordo? Sì, sono come Marcello, anch'io sono molto curioso di vedere l'Inter, lui la gufa di più, io sono più curioso perché riflettevo sul fatto che l'Inter quest'anno ha specchio al contrario rispetto all'anno scorso, cioè l'anno scorso ha fatto un cammino in Europa meraviglioso, ricordiamo tutti la finale come risultato, ma una finale comunque persa ovviamente. Ma non da vittima sacrificale, giocata punto a punto, giocata in una finale molto combattuta. Viceversa, in campionato l'anno scorso l'Inter è stata Disastroso. assolutamente deficitaria, mettiamola così. Quest'anno 11-12 sconfitte, direi. 12-12. ha esattamente ribaltato fino adesso. In campionato è una macchina meravigliosa, in Europa ha ragione Marcello, ha fatto il minimo sindacale, Sì. promossa da seconda in un girone che non era certo Non trascendentale. impossibile. Tra l'altro, buttando alle ortiche l'ultima È partita in maniera andata con un due turnover, volte in grossa lottare in panchina. difficoltà quando ha giocato in trasferta con la Real Sociedad e poi in trasferta a Lisbona col Benfica. Poi in entrambi i casi ha recuperato a dimostrazione del fatto che era una squadra di livello superiore con avversarie inferiori. Però alla Che fine, all'andata ha recuperato nel finale, nell'ultima con la Real partita, Sociedad, non è non riuscita meritava a nemmeno di vincere con la pareggiarla. Real Però, Sociedad. meritava Quindi, nemmeno di se pareggiarla. posso dire una cosa in Beh. 30 secondi, però adesso diciamo la chiave di lettura psicologica è cambiata, perché siccome il diktat societario nella testa c'era la seconda stella e lo scudetto, Certo. in quella fase della stagione, voglio dire, la testa era molto sul campionato. Però io penso che da stasera ci possa essere uno switch a Ma livello certo, mentale, perché ormai col comunque al di campionato. là del sogno di Ilavia, cioè la pratica scudetto è bella apparecchiata, Messa no? bene. Cioè non Mi dico hai che. preceduto, Paolo. Se per caso in spogliatoio hanno ascoltato, erano collegati e hanno ascoltato l'Avia, no, sono Sono lì preoccupatissimi della tutti, no, rimonta sono del rimasti Milan. con le mani nei Esatto, pantaloni. sono Ancora, preoccupatissimi della entrano in rimonta del campo Milan. così. Sì. Cioè, l'inno della Ragazzi, Champions lo fanno lì tutti con le facendo di mani. coppa si possono Se hanno sentire. ascoltato l'Avia, sicuramente Le sono preoccupati fatiche della di rimonta. coppa si possono sentire, cioè non è stata né la prima né Nel l'ultima volta. Ma ce l'hai 2024 con tu la le rosa che ha fatiche, ce l'hai pure l'Inter tu. e gli Infatti, staff. infatti, abbiamo visto come Ma siamo messi scusa, ma nel noi. 2024 con la rosa che hanno le squadre a sto livello, che hanno 5-6 Abbiamo visto il Milan, preparatori, infatti, ho visto il Milan. 5-6 riabilitatori, sentono una partita in più, ma non scherziamo. Di Recupera palla Barella. con Barella, attenzione, la palla per Turam che se l'allunga un po' e Ha va sbagliato lo fuori, stop. peccato. Forse poteva fare di più qua Turam, il controllo non è stato felice, la palla di Barella da destra che ha sorpreso un po' la difesa Colchoneros, Turam però se la allarga troppo sulla destra se la porta Sbagliato fuori lo stop. e Cosa qua dite? Su poteva Turam? essere Poteva fare difficile, meglio? ma Era stop difficile? Era sbagliato. troppo Stop. Beh, secondo Sbagliato. me non era semplice perché lui ha fatto un bel Certo. lavoro praticamente passando in mezzo ai due centrali e rubando il tempo, Era però a sul mio avviso è piede proprio. arrivato un po' lungo nella corsa, cioè Purtroppo sì. non coordinatissimo. Sì. Però grande potenza, perché comunque niente, è passato come un fulmine, questi Sì, non Witzel l'ha non ha visto passare. chiuso benissimo, Barella però ha fatto un cross eccezionale. Witzel molto lento, Sì, Turam ne Inter può che è partita approfittare. aggressiva come ci aspettavamo con l'Atletico che però adesso sta provando a prendere le misure. È interessante vedere che quest'anno l'Atletico ha un rendimento casalingo e fuori casa completamente diverso. Addirittura in campionato le ha vinte tutte in casa con un pareggio e tutte le sconfitte le ha fatte sempre fuori. È difficile da trovare Cominciano una il logica. ritorno. Eh sì, no, ma infatti secondo me Simeone firmerebbe oggi per il pareggio, loro in casa hanno un ambiente, insomma, niente male. Così come credo che l'Inter oggi, visto che arriva molto bene dal punto di vista anche fisico a questa partita, vuole assolutamente almeno Attenzione. vincere la partita. Attenzione a Griezmann che recupera palla sulla tre quarti, allarga a destra, il cross respinge De Vrij.
Inter che prova a ripartire, ma la deve mettere a terra con Di Marco atterrato. Ora Lautaro, che era venuto indietro come sempre ad aiutare i compagni. Quindi punizione per l'Inter al quinto minuto di gioco. Tanto qua Witzel altissimo qua, Ovviamente, Witzel altissimo, sì, che gioca sul centro-destra. Uno può pensare regista difensivo, visto che era un centrocampista, e invece gioca sul centro-destra con Jimenez, l'uruguaiano, al centro e Hermoso sul centro-sinistra. Poi ripeto, Brasile, Argentina sugli esterni, c'è di tutto, Uruguay in difesa, in questo Atletico Madrid, parlo ovviamente di Molina, l'uomo del mondiale, rigore decisivo per lui, e dall'altra parte Lino, che quest'anno sta facendo molto bene, ha sostituito Renan Lodi. Atletico Madrid che anche spesso cambia giocatori, cede, prende soldi. Ma sai qual è la roba più inquietante di questi primi sei minuti? Sì. I capelli di De Paul. No, io vi invito intendi a guardare. Come colore, intendi? Il colore? Sì, guardate che roba. A proposito roba di... Io lo chiamo De Paul, perché ne ho più argentino. All'inglese tanti lo chiamano De Paul. Tutti De Paul. De Paul e Molina, argentini, Udine, sì, che hanno giocato nell'Udinese. Ex-Udinese. Due giocatori dell'Udinese, dell'Atletico Madrid, e anche questa è una particolarità. Non aveva quei capelli lì all'Udinese. No, gli aveva normali. Gli aveva normali. Certo. Ho visto già una cosa... Attenzione, ecco, ora per esempio sbaglia Darmian, o meglio, molto bravo da quella parte lì, non recupera meno male Barella, perché l'Atletico qui poteva rendersi molto pericoloso sulla tre quarti. Poi l'Inter che riparte benissimo ora con Di Marco da destra verso sinistra, c'è lo spazio per andare dentro con Mkhitaryan che avanza, vede Bastoni, no, lo serve troppo corto, che peccato, erroraccio di Mkhitaryan. Molta imprecisione nei passaggi, quello che di solito l'Inter fa molto bene, far girare la palla con grande velocità e grande precisione. Oggi molti passaggi un attimo troppo corti o un attimo troppo lunghi. E qua forse anche la direzione, perché sulla destra mi sembrava ci fossero bel palleggio dell'Atletico a centrocampo con Koke e Griezmann. Sì, anche il tasso tecnico degli avversari che ti mette magari in difficoltà sulla precisione. Ora c'è Lino, attenzione a sinistra, supera Darmian, pericolo Lino, il cross lungo per tutti. E la palla che attraversa tutta l'area di rigore la recupera Marcos Llorente dall'altra parte. Ancora viva l'azione per l'Atletico. Attenzione a De Paul, a Koke che allarga ancora sulla destra. Undicesimo minuto, palla in aria con Griezmann che sbaglia lo stop. Mkhitaryan allontana, Thuram ancora di testa. Lautaro anticipato, batti e ribatti al limite. Palla che finisce sempre a Samuellino. Il numero 12 che entra in aria, se la porta sul destro, il tiro fuori. Occasione per l'Atletico. Palleggia sbaglia bene il tiro a giro. Sì, palleggia bene, ma... Sono una squadra tecnica e ha cambiato il ciolismo 2.0, è cambiato anche perché se lo può permettere, De Paul è tecnico, Saul è tecnico, i terzini sono tecnici, Griezmann miglior giocatore, tra l'altro primo posto nella storia dell'Atletico, è arrivato al primo posto per quanto riguarda i gol, si è scusato per la parentesi al Barcellona con i tifosi, è tornato a casa e è tornato a segnare. Comunque Witzel sempre altissimo su Martinez. Sì, provano hanno sempre studiato insomma bene, ma Simeone è uno stratega, no? Per dirla alla Sacchi. Bisogna vedere se dura, ma in questi primi 12 minuti dà l'impressione... Pressing altissimo poi. Non solo pressing altissimo, in particolare Witzel sta togliendo come se giocasse a uomo. Bravo qui Lautaro a trovare Mkhitaryan che va ancora nello spazio, ancora un passaggio sbagliato per Thuram, che peccato ancora, tantissimi errori di misura nei passaggi, ma adesso ancora Mkhitaryan però l'Inter continua a voler uscire dal basso e lo sta facendo continuamente bene, creando le premesse, poi sta sbagliando il passaggio nella fase decisiva del campo, però se continua così secondo me dietro l'Atletico non è proprio velocissimo, soprattutto dalla parte di Witzel, e quindi cercano l'anticipo, l'aggressività. No, anche perché sai cos'è? È chiaro che a questi livelli hai meno spazio per sbagliare. No, il problema è che Witzel segue tantissimo alto Martinez, quindi c'è il rischio che scopra la parte destra. Sì, Lautaro che viene molto dietro, attenzione a Barella, il cross per Thuram, ancora la respinta di Jimenez, il tiro di Lautaro, la respinta, la palla che sta per finire in angolo. Chiedono un fallo di mano i giocatori dell'Inter, non mi sembrava, però adesso ce lo faranno rivedere, vediamo un po'. Vediamo. Ecco, ce lo fanno rivedere. Allora, Barella che la mette in mezzo, la respinta, il tiro di Lautaro, la palla che va sul braccio di Molina, mi sembra. Ma aveva anche il braccio sinistro che è staccato dal corpo. È braccio pieno. Però niente da fare. Però recupera una bella palla sulla tre quarti. Barella però si ferma perché ha preso un colpo. Attenzione. Non ci voleva. Che peccato perché qua era... Allora diciamo che in Italia qua lo vanno a rivedere, probabilmente a rigore. C'è da dire che questa palla stava andando verso il faro laterale. Poi le regole sono regole, mi direte voi. Esatto, poi la regola c'è la regola, però effettivamente c'è il fallo di mano. Vediamo ancora, ce lo fanno rivedere. Il tiro di Lautaro, la tocca Witzel. Peraltro anche la distanza è tale che non può essere considerato.
Ma qua meno, nell'inquadratura precedente sembrava fallo di mano netto. Secondo me si sono giocati la palla in attesa, nel senso che siccome Witzel la svirgola, il giocatore non può prevedere, però il braccio però allarga il volume del corpo, capito? È discutibile. Possiamo come dire detto che tu, a Paolo, prescindere in Italia dalle regole... avremmo aperto un esatto. processo. No, dico, a prescindere dalle regole, a prescindere dalle regole, lo ripeto, è brutto dare un non rigore Non puoi dare così. Un rigore così, sì, esatto. Ma cioè, siamo d'accordo? Sì, ma però in Italia lo dai. No, sì, sì, no, siamo adesso prescindere dalle regole, nostro detto. Personale, certo, come gusto sì, nostro sì, personale. Sì, sì, e al VAR c'è il tedesco qua. Fritz, evidentemente in Germania non... In Italia lo danno, sì. In Germania sono più... un po' più rigidi. Più ci dovrebbe effettivamente... Il rigore è una cosa seria, si dice. Ci dovrebbe essere effettivamente un vantaggio dal fallo di mano che è effettivamente... No, peccato perché nell'azione successiva l'Inter aveva sbagliato l'uscita dal basso all'Atletico e Çalhanoğlu Barella erano a ridosso dell'area, quasi in superiorità numerica l'Inter, e Barella aveva preso il colpo, si è dovuto fermare. Certo. Un peccato lì perché veramente... Comunque vedere l'Atletico che pressa così alto è commovente. Nel nostro campionato quel rigore lì lo danno. Hai visto a Vizza? Perché gli arbitri fifoni che abbiamo noi, fifoni che non vogliono avere critiche il giorno dopo sui giornali, in televisione, dai tifosi, eccetera, l'avrebbero dato, perché dice beh, l'ha toccata, bon chiuso, comunque lo do. Mentre invece qui sono stati un pochettino più obiettivi. È incredibile, incredibile il compito tattico di Witzel, perché è uno dei tre centrali e praticamente sulla prima manovra, no? Sulla prima giocata dell'Inter, lui si alza tantissimo e va su Lautaro. Sì. Che però è rischioso una cosa del genere. Lascia scoperto. Lascia scoperto, devi essere velocissimo a rientrare, ma nei 90 minuti... è Simeone che si anche perché Vizza ha 35 anni. Inizia, però Paolo, se hai notato adesso... Non ha mai giocato così. Sei notato adesso? Adesso l'Atletico che gioca così. Vai Marcello, una scusami, alla volta. Scusami, Marcello. Prego. Sei notato adesso? No, dicevo appunto che è Simeone che ci ha lavorato su Vizza, perché io in tutte le volte che l'avevo visto in altre squadre non giocava così. No, no, c'era la mezzala. Bravo, la mezzala. Esatto, come centrale, esatto. Adesso se tu vedi... Adesso fa il centrale difensivo con compiti un po' particolari. Adesso mi fanno... Anche sabato con Granada, con la Spalma. Con la Spalma, 5-2, Max. Adesso non so se è una cosa temporanea, però secondo me adesso ha cambiato la zona di campo. Adesso ha messo, invece che tenere Lautaro sulla sinistra, ha invertito. L'ha messo di qua. Ha messo la Lautaro a destra. Come a dire, Vizio non te la sinistra, sta facendo vedere. Banalizzo il concetto. Adesso vediamo qua, se è una cosa temporanea. Secondo me, semplicemente Lautaro che si abbassa è andato per prendere il Lautaro. Prima mobili, ora per esempio Lautaro allarga per Pavard, altissimo Pavard, il cross per il connazionale Thuram non arriva perché Witzel respinge. Dei centrocampisti mi sembra il più lucido in questo momento Barella, sì. È più dinamico e più lucido. Di Mkhitaryan e Çalhanoğlu sono per il momento poco pervenuti, Ma dai, perché Mkhitaryan ha sbagliato due palloni. Ha sbagliato i passaggi, però a livello di corsa. Non ha detto niente per un centrocampista. Cosa vuoi che sbagli? Il 7-3, capito, ma non pervenuto, erano lì al limite dell'aria due Çalhanoğlu volte. Çalhanoğlu è entrato in qualche un giocatore importante. Come lui è ecco 56 è a 44 questo primo dato sul possesso, 145 a 100 i passaggi completati, vabbè, siamo più o meno sì nella norma, la fotografia, niente di diverso da quello che stiamo vedendo. Inter che esce ancora molto bene con Darmian e Pavard dalla difesa e quindi si supera la prima linea, si prova ad andare ora nella metà campo avversaria con un minimo di parità numerica. Barella cambia tutto per Di Marco a sinistra, attenzione Federico Di Marco per Mkhitaryan che alza la testa, può crossare, fa partire il cross non buono su Gimenez, ma ancora Bastoni che la rimette in mezzo male, palla fuori. E qua forse la voleva mettere però forte, Michele, in mezzo. Secondo me l'Atletico fa un pressing un po' velleitario, perché è praticamente sta un po' lungo, perché pressa con due o tre, però non sale tantissimo con i centrocampisti. Basta saltare, però hai visto adesso, salti il primo pressing e loro sono scoperti. Cioè l'Inter arriva abbastanza facilmente saltando il pressing al limite quarti, dell'area. Capito? Cioè, sì, non mi è stata precisa poi nell'ultimo passaggio. No, ma io dico in chiave Atletico, non mi sembra un pressing molto organizzato. Redditizio. Fabio, questi mini up and down, quindi? Dicevi, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, non vi stanno... O lo diceva Max? No, lo diceva Max, ma sono abbastanza d'accordo. Cioè, Çalhanoğlu effettivamente non ricordo... Cioè, non sta giocando male, però in Serie A è dominante, Non ricordo averlo visto con le sue è vero. Intelligenti aperture, con quello che ci ha abituato. Qualcosa, sì, di solito tocca molti più palloni. E tutta l'Inter in generale, e quindi Çalhanoğlu e Mkhitaryan soprattutto, vista la loro posizione, sbaglia tantissimo il passaggio, una cosa che di solito invece è un punto di forza. Da sinistra, dove spesso va l'Atletico Madrid, ma ora l'Inter è ben posizionata, quindi Lino sta temporeggiando e torna indietro e fa
girare il pallone, si accontenta del possesso palla in questa occasione. Ancora siamo arrivati addirittura alla difesa con Witzel, Gimenez e Hermoso che scambiano un po', Inter che rifiata. Sì, è mancato quello, no? È mancato la lucidità nell'ultimo passaggio, perché l'Inter è uscita tante volte bene dalla difesa, anche prendendosi dei rischi. Però poi sulla tre quarti forse l'occasione migliore è stata addirittura quella del primo minuto, quando Barella l'ha data a Thuram, non è riuscito a controllarla bene. Marcello, Lautaro e Thuram? Lautaro non si è visto. Non si è visto. Cioè, praticamente al momento non si è visto, poi magari sai... No, certo, finora all'improvviso ti fa gol, però al momento non lo vedi. Ma è tutta l'Inter che non è sciolta, non è la solita Inter. Io ve l'avevo detto prima, in campionato l'Inter aggredisce, va subito a creare occasioni da gol, stasera fa molta difficoltà, molta. Infatti tant'è vero che tiri in porta sono 0-2 due parti, però almeno l'Atletico Madrid in quelle due puntate sembra, che ha fatto ha sfiorato. In effetti, allora io credo che Marcello abbia ragione, poi la spiegazione è nel fatto che l'Atletico non è la Salernitana. Esatto, è questa certo. La spiegazione. Sembra proprio timorosa, cioè timorosa nel senso rispettosa. Qualsiasi squadra. Io vedo la stessa identità qualsiasi dell'Inter, squadra. Ovviamente con meno facilità di produrre palle gol, perché qui per andare a sfondare il muro devi fare ad altissima velocità quello che fai di solito, perché sì, loro ti vengono a prestare. Per esempio, adesso l'Inter lo fa giocata. Molto bene. Ecco, per esempio, bravissimo qua Molina a intercettare un passaggio di Lautaro, ma era stata un'altra bella credo giocata. Credo fosse fuori gioco, però. Forse era fuori gioco, però, diciamo, i meccanismi l'Inter li sta mettendo sono in atto. Quelli, sì, poi non riesce a sfondare. C'è un po' più... Ma non è che devi sfondare cinque volte, basta no, uno, però c'è poi un po' più, segni, secondo cambia. Me, di non timore, ma rispetto. Quindi c'è rispetti la squadra e quindi c'è, secondo me, psicologicamente stai un po' più attento. Sì, una cosa in Italia bella. Entri in campo già convinto, no, che la partita andrà forte. Dalla tua. Una cosa buona, io prima avevo sempre... proprio del rispetto, cioè proprio non ce la fanno. Cioè di là proprio del rispetto, qui non c'entra il rispetto. Qui il problema è che tu non ce la fai, vorresti fare un certo tipo di partita, non te la fanno fare. E quindi io vedo un'Inter che la sta facendo. L'Inter un pochettino, cioè deve un attimo resettarsi l'Inter, perché trova difficoltà. Però devo dire che mi aspettavo questo Atletico Madrid. Hai visto che c'è De Paul su Çalhanoğlu. Adesso è già la seconda terza volta che appena si gira. Però De Paul va più nella zona di Mkhitaryan. Attenzione ancora adesso bastoni di Marco. Di Marco al centro, ancora la fascia sinistra. Ancora un passaggio troppo lungo. Cioè, Gimenez che spazza via in fallo laterale. Però è l'Inter che propone e l'Atletico che prova magari a ripartire. Sì, per carità, l'Inter sta facendo la partita, sta non sta giocando partita, male, tutt'altro. Continuo a pensare, ovviamente manca la controprova, che con la precisione di palleggio a cui l'Inter ci ha abituati in campionato, sarebbe probabilmente o già in vantaggio o avrebbe creato comunque almeno delle palle gol. Sì, ma ripeto, siamo su un equilibrio sottile, basta veramente questioni di dettagli, come poi sempre in Champions League, c'è l'ultimo passaggio. Cioè, ci deve essere un errore. Ma un errore, essere precisi fino all'ultimo. Precisi fino all'ultimo. L'Inter finora è stata precisa fino al penultimo passaggio. Però io quello che voglio dire è che non c'è il dominio dell'Inter. Ma io questo dominio dell'Inter non lo vedo. Il dominio è una parola grossa, hai ragione. Cerca di giocare, sta giocando bene. Attenzione a Çalhanoğlu adesso in aria. Ah, il passaggio anche qui in questo caso anticipato molto bene da Saul. L'attacco dell'Inter che però era in area di rigore. L'Atletico ora prova a riorganizzarsi in difesa. Cioè, l'Atletico non sta facendo una partita passiva. No. Cioè, si difende bene, però si propone anche. Quindi ragazzi, stiamo parlando, a parte Real e City, di due squadre che sono alla pari outsider in Champions League. Non è che stiamo parlando di una grande contro l'Atletico una piccola. L'Atletico è quarto in campionato, ripetiamo, dietro al Barcellona, del quale abbiamo detto di tutto. Capito, ma nella partita secca ha affrontato quattro volte il Real quest'anno. Non è un Atletico Madrid irreprensibile. Però quest'anno ha affrontato il Real quattro con la Lazio a Roma. Quest'anno ha affrontato il Real quattro volte, ha fatto due vittorie. Un pareggio e una sconfitta ai supplementari con Real, c'è una squadra che nella partita secca è temibilissima, poi nella corsa a tappe Real e Barcellona. È una grande squadra, è nata bene, bei giocatori, cioè io l'Atletico Madrid l'ho sempre ritenuto una squadra, ed è in crescita, in progressiva crescita, anche se non è nelle prime posizioni. C'è anche Morata oggi che è fuori, Morata in panchina, Depay, Correa, servirà dopo. Anche in panchina c'è qualità e comunque... L'Inter se la sta giocando come se la deve giocare, solo che deve essere più precisa quando arriva lì. Però nessuno di noi ha osato dire che l'Atletico, nell'ottica del doppio confronto,
potesse essere favorito rispetto all'Inter. No? Però, come ha detto pure, io sono d'accordo con Marcello, le percentuali, 55-45. Se l'Inter non è quella del campionato, l'Atletico è favorito al 51, Paolo. Ah, ok. Se, sì, sì, hai ragione. L'Inter è quella del campionato, Marcello. L'Inter è quella del campionato. Se è quella del campionato, al momento non l'ho vista, la vedi solo tu. Al momento dai, tu, che sei interista, ma Marcello, ma sono diversi gli interlocutori, no? Certo. Marcello, ma non si può dire, perché sono diversi gli interlocutori. Questi avversari qua, mai. Cioè, vabbè, ma come fa a essere uguale? Proprio quando si alza, vabbè, ma scusami, ma quando si alza l'asticella, vedi se una squadra è forte o no. Cioè, ma t'ho capito, in questo ma... momento l'Inter ha delle difficoltà. Ma non è un metro di paragone come gioca in campionato. L'Inter in Italia, cioè... è, attenzione intanto, Pavard che lancia per Thuram, Thuram, Lautaro carica il destro, alto sopra la traversa. Qui un bello scambio, la palla stavolta lunga dell'Inter a cercare la sponda di Thuram, che ha agito più da prima punta. L'ha data all'indietro, bene, per Lautaro che si è coordinato, poteva tenere il pallone più basso, non ci riesce, tira abbastanza indisturbato, il tiro però è troppo alto sopra la traversa. Chiaramente doveva fare un grande gol. Comunque io, però, prendere la porta, Paolo, io non ho usato una sola unità di misura, io ho usato due unità di misura. Io ti ho detto, se l'Inter è quella del campionato, stasera c'è il 55% di possibilità di passare il turno. Se l'Inter non è quella del campionato ed è quella della Champions, te l'ho specificato, seconda unità di misura, Marcello, in Champions l'Inter ha fatto una sola partita come in campionato, una sola partita, sai quale? Col Benfica 1-0, perché lì ha messo i titolarissimi come stasera. Le altre hanno giocato sempre le alternative in tutte le altre 5 partite. È semplice, l'allenatore è sempre lo stesso. Sì, ho capito, ho capito. Non è che cambia. Io però dico che in campionato, in Champions League, quello che ho visto fino a Champions League, in un girone non così particolarmente difficile, l'ho vista faticare. Con Real Sociedad mai vinto, col Salisburgo ricordiamoci che ha passato con un rigore. Sì, ma c'era Lautaro in panchina, per dirne una, con la Real Sociedad, Lautaro era in panchina nel ritorno. Ho capito, però scusami, però sono scelte. Sono scelte, cioè, se vinci con Lautaro in panchina sei un allenatore fenomeno, se non vinci ma in panchina. Ma oggi le scelte sono dei titolarissimi, quindi è l'Inter del campionato la migliore versione dell'Inter oggi. Come uomini. Sì, ma si come uomini. Come prestazione. Come prestazione non hai di fronte le squadre della Serie A, hai di fronte una top europea alla tua pari. Non è sempre incontrare la Salernitana. No, ma l'Inter con la Juve, Fabio, per fare un discorso più generale, avevi già segnato adesso, Marcello, con la Juve, no, segnato. Era il 38esimo. Aspetta, Michi, aspetta, per fare un discorso più generale, l'Inter sta giocando questa partita così come approccia il campionato, cioè sta facendo la partita. Non siamo più agli anni famosi in cui le squadre italiane venivano accusate di andare a difendere. Arrivo a dire, scusami Marcello, la settimana scorsa la Lazio, che poi ha portato a casa anche una vittoria meravigliosa, comunque ha giocato una partita difensiva in casa contro il Bayern. Poi ha sfruttato in maniera perfetta un episodio, un errore clamoroso di Upamecano in difesa e si è portata a casa una vittoria preziosissima. La Lazio non ha la rosa del Oggi l'Inter sta giocando in maniera diversa, oggi l'Inter sta giocando facendo la partita. È chiaro, stai giocando un ottavo di un playoff di Champions League, hai di fronte un'avversaria del livello dell'Atletico Madrid, è chiaro che non entri in campo, domini e fai quello che vuoi. No. Però sta guidando la partita. Però certi, io forse secondo me ho capito un po' quello che dice Marcello, cioè certi passaggi, errori di misura dell'Inter a palla scoperta, quindi in campionato non li fanno, perché in campionato è pericoloso, perché Molina la mette in mezzo. Vai. Infatti è così, Molina dal fallo laterale per Witzel, De Vrij anticipa Witzel e quindi l'Inter in questo caso ha buon gioco difensivo con Di Marco che lancia lungo per Lautaro che però è in netto ritardo su Gimenez che la prolunga di testa per Oblak. Cioè abbiamo sempre Mkhitaryan in campionato non esatto, li fa. Siamo sempre, non ha mai sbagliato una palla. C'era Nogu, non sbaglia una palla, fa lanci assolutamente stasera. Ma ragazzi, ma l'Inter sapete quanti gol sbaglia in campionato? Certo. Ma decine. Ma sì, però solo che qua però, in occasioni ne avrà tre come tutta la partita. Però Michele, come ci arriva? Ci arrivano sbagliando un passaggio. Per esempio, stiamo 5-2 sono i tiri totali, 0-0 in porta. Cioè nel senso che quello che diceva Fabio, la fotografia è ma l'Inter stiamo dicendo fare questo. La partita finora stiamo non dicendo, ha sfondato. Stiamo dicendo che, secondo me, la certezza che ha l'Inter in campionato, cioè dei passaggi, perché arrivi con 7 passaggi senza sbagliare mai, non ce l'hai qua. Quindi, non so se dipende dall'Atletico Madrid, che sta mettendo in difficoltà, o dal timore, tra virgole, riverenziale. Dipende dal livello dell'avversario che ti chiude le linee di passaggio. Ci sono quei giocatori che in Champions League magari hanno un po' meno personalità rispetto al campionato, nella storia del mondo. Dell'Inter che hanno fatto una finale. Attenzione a Barella che crossa per Lautaro, il colpo di testa, la parata di Oblak, questa
è una classica azione dell'Inter, il cross di Barella sul primo palo, Lautaro che va ad incornare, si tuffa bene qui Oblak, non angola tanto Lautaro il toro di testa, anzi la palla va più verso Oblak che verso l'angolino e quindi Oblak non ha difficoltà a bloccarla a terra. È il primo tiro che prende la porta. Quando taglia così Lautaro di testa, se sei difensore sei fregato al 99%. Devi solamente sperare. No, ma ripetiamo, mettiamo i puntini su lì. Non stiamo dicendo che l'Inter sta giocando male. Poi sta salendo molto. Cioè, io Paolo ti lungi dico, da faccio, noi dire una cosa simile. Se faccio oggi la griglia bene, della Serie A, metto, sta giocando l'Inter, una buona partita, metto l'Inter e poi sotto metto, che ne so, Juve, Milan, Napoli. Se faccio la griglia della Champions, metto Real e City, poi metto il Bayern e poi sotto metto Inter, Atletico, Bayern, Arsenal, capito? Cioè stiamo parlando questo di un altro Bayern, mondo questo la Champions. Questo Bayern, Bayern no, ma il Bayern se lo devo affrontare ai quarti, questo che Bayern, recupera Bayern tutti, che sta bene, Bayern per me è più forte dell'Inter. A meno che non va via Tuchel, questo Bayern se diciamo lo affrontavi adesso agli ottavi ti no, no, adesso sì, ma è una Bayern, contingenza. Il Bayern a prescindere però, perché i giocatori li ha, l'esperienza ce l'ha. Vuol dire, va bene. Vabbè, ma allora giochiamo sempre sulle con le figurine. Ma no, le figurine. Io devo anche vedere lo stato di salute. Scusami, anche il Napoli in Italia, i giocatori sono gli stessi, ma sta facendo pena. Però è una squadra con giocatori forti, secondo ma me. Ma anche il Bayern adesso anche viene il Barcellona stesso è il campionato. Ragazzi, ma il Barcellona stesso è il Leverkusen Lazio, il campionato da due. Con Goretzka. Goretzka ha rilasciato un'intervista in questi giorni in cui ha detto: guarda, io non so da dove cominciare perché non so che cosa sta succedendo alla nostra squadra. Anche Müller, guarda, ti dico, l'ho viste tutte e tre, inquietante. Sono in crisi, esatto. Sette gol presi in tre partite. Sono in crisi. Inquietante il Bayern. Allora Real Madrid, attenzione Thuram che riesce a recuperare un pallone e poi batte anche Witzel sulla corsa, la dà Lautaro, attenzione, Lautaro il tiro! Sbaglia a colpire il pallone. Lo ciabatta e quindi si mangia un gol in questa circostanza. Lautaro, grandissimo Thuram che qua prima intercetta un pallone di De Paul, poi va a fare l'uno contro uno a spallate con Witzel, poi alza la testa, la dà Lautaro che se la mette sul destro, incredibile, e tira male. Incredibile. E quindi gli sporca che qua si vede il tiro, bene credo che la schiacciata, che errore, che riesce a metterci perché una pezza, vediamo Lautaro gli rimane se la un po' dietro, sai che ha sbagliato lo stop, sai che forse non trova neanche la porta, facciamo l'angolo, calcio d'angolo per l'Inter, vediamo se di testa l'Inter riesce a segnare lo stesso minuto Marcello della Juventus. Dai che la sblocchiamo nello stesso minuto. Calcio d'angolo dalla destra. No. Hai fatto tanto casino per questa occasione qua. Sì, perché è un'occasione clamorosa. Cialanoglu, Mkhitaryan, Cialanoglu. No, sbaglia Cialanoglu per Griezmann. Questo è Cialanoglu del sembra Milan. Nostro, esatto. Sembra quello nostro, esatto. Sbaglia clamorosamente il cross. Questo è un revival. E lascia una ripartenza. C'è un déjà vu di Cialanoglu del Milan. Pericolosa. Seguiamo questa e ci fermiamo. Hermoso sul sinistro, alza la testa, il cross, c'è Darmian che va a tagliare molto bene in diagonale dalla parte sinistra. Ci fermiamo ragazzi, nel 43esimo minuto di gioco, Inter 0 Atletico 0, ma che occasione clamorosa per l'Inter, ancora. Eravamo ancora collegati, attenzione, con Lautaro, attenzione adesso ancora con Lautaro Thuram al limite dell'aria, vedi a destra Barella può tirare di destro, se la porta sul sinistro, se la allunga ancora Thuram, il tiro, la parata di Oblak, ragazzi. Troppo tempo per prepararsi al tiro, sì. Poteva tirare Barella, se la porta sul sinistro ma se la allunga e poi Thuram troppo centrale, però l'Inter sta andando adesso, inizia a prendere la porta. Guarda, ecco. La fisicità di Thuram è un fattore. È un fattore perché comunque loro sono rapidissimi. No, vero. Soprattutto Witzel. E quindi sta crescendo molto Thuram. Sì. Assolutamente. Però l'Inter non è in campionato, però ecco, a proposito. Se, non si può permettere. Sempre nato da un errore ancora del palleggio. Ma gli errori li fai se sei in difficoltà. Che è successo? Perché Thuram a terra? Ma no, quando ha tirato. Si è fatto male Thuram, ragazzi. Attenzione, attenzione. Thuram si è toccato la coscia. L'interno coscia. Attenzione, vediamo. Ora c'è il solito spray magico inquadrato. Inquadrato il papà in tribuna. Thuram si è alzato, però adesso vediamo se semplicemente vediamo. Uno scatto allargato quando prima ci no, questo ci fanno semplicemente vedere solo l'occasione destra, di Lautaro però la deviata è stata deviata. La deviata. Quello è calcio d'angolo, però non so se avrebbe preso la palla dall'inquadratura di prima, sembrava se avesse preso la porta, ma poi era un tiro lento, non mi sembrava però così. Vediamo di capire Thuram, perché questo intanto Vieri si dispera, ma no, Thuram, ma sull'occasione è l'uomo in più dell'Inter, sembra rimanere in campo. Sì, una botta Thuram, che ha preso però adesso sta valutando, passata credo la che paura, sembra. Valuteranno alla fine del primo tempo, perché ovviamente adesso non ha senso cambiare all'ultimo secondo. Non ha preso nessuna botta, proprio quando ha tirato. No, ma infatti lui muscolare, si è toccato. Si è sentito tirare qualcosa. Sì, lui, vediamo lui, come cammina, vediamo come cammina l'interno coscia. Lui scatta sempre, scatti su scatti. Una volta avevo chiesto a Inzaghi
dopo la partita in conferenza, perché avesse tolto Thuram, che nel primo tempo aveva fatto fuoco e fiamme. Ha detto perché stavamo vedendo che aveva fatto più di 5 scatti ed era pericoloso, insomma. Cioè, quindi, sì, poi ha una struttura fisica grossa, cioè ha molte masse 1,92 m, quindi, sì. Insomma, lui scatta anche molto, e quindi quando fa i cambi di direzione, anche lì ha fatto l'assist a Lautaro che ci hanno fatto rivedere prima, adesso lui sta un po' provando. È un po' claudicante, certo, Max, che quando vedi un giocatore del Milan che si tocca la coscia, altro che rientrare in campo. Già, ma tre settimane, almeno 2 mesi. Almeno 3 settimane non lo saluti. Invece Thuram per ora Thuram ci prova, rientra e per lo meno non pare nulla di... No, però però cammina male. Un minuto di recupero, credo che il punto verrà fatto alla fine del primo tempo. Sì. Cammina male, lo vedi, sì. Si tengono l'intervallo per valutare meglio la situazione. Esatto, Lautaro ora aveva recuperato un bel pallone, è pericoloso, ma poi però, l'Inter spreca, cioè non prova a recuperare. È vero, eh sì, quello che dico anch'io. Che cosa? Lo fai correre. Di tenerlo dentro così adesso, così rischio, rischio. Quanti passaggi sbagliati. Ma sempre c'è la nuova, è finito il primo tempo, mancano 30 secondi. Adesso capiranno se è stirato. Non sta non provando può a correre, ma magari è stirato, no, però un'elongazione, una contratturina. Che tira sempre, che zoppica un po'. No, ma zoppica, cioè, zoppica c'è qualcosa vistosamente. Che lo tira sicuramente. Ma l'ho visto subito dopo che ha tirato un urlo di dolore. Vorranno provare a massaggiarlo. 10 secondi al termine del primo tempo. Stiamo giro palla te. Dell'Atletico Madrid con Hermoso che ora la fa girare. Ancora Atletico dalla parte sinistra con Griezmann che viene molto dietro. Ovviamente è ora l'arbitro fischia alla fine del primo tempo perché l'Atletico stava semplicemente gestendo. E ora l'Inter qui è un qualcosa di fondamentale da capire. Cioè, Thuram come sta? Vediamo. Ora scuote un po' la testa. Scuote un po' la testa. Mi sa che Griezmann va a chiedergli i lumi, molto carino, eh sì, loro connazionali, compagni di squadra in nazionale. E lui gli ha appunto spiegato, o una roba linguine, potrebbe essere una roba linguine, eh? No, era la coscia, no, interno coscia, interno coscia, potrebbe essere linguine. L'Inter ci prova, l'Atletico regge 0-0 all'intervallo, titola la nostra regia. Intanto vi leggo qualche numero della partita. Possesso palla praticamente è speculare, leggermente ad appannaggio dell'Atletico Madrid, 53%. I tiri però sono 8 per l'Inter, 2 per l'Atletico, 2 tiri in porta Inter, 0 Atletico. Quindi possiamo dire che l'Inter sicuramente ha fatto la partita ed è stata molto, molto più pericolosa, un po' con le polveri scariche. Sì, allora i tiri nello specchio sono il colpo di testa di Lautaro su cross di Barella, ma centrale, e il tiro di Thuram su assist di Barella dopo che se l'era allungata, di nuovo centrale. Però l'occasione più clamorosa è quella di Lautaro in contropiede, grande Thuram, che sì, però poi da Lautaro, che proprio per non sbagliare la stoppa, poteva addirittura tirare perché gliela dà molto bene anche Thuram. Di prima sul destro. Cioè, secondo me in campionato là Lautaro si alza la palla, palleggia e segna di testa. Cioè, sto questa è la frase che io questa frase io l'ho detta quando ha sbagliato il gol col Manchester City in finale. Cioè, lui col Verona l'anno scorso 0-6 fece lo 0-4 con uno scavetto, con una, se sei in finale di Champions magari non vuoi sbagliare. Lui provò a superare Ederson con un tiro a giro, gli venne male, prese il portiere. Qua giustamente ha voluto essere troppo sicuro, cioè giustamente ha fatto questa scelta che non è sbagliata, perché lui nel momento in cui fa lo stop a seguire, no, la palla sbaglia, gli lo può ancora dietro calciare. No, però gli rimane dietro, lo sì, stop però, che è sbagliato, capito? Però anziché calciare, secondo me, là di collo, lui c'era il tiro, tira di piatto, e secondo me anche se Gimenez non la devia, la palla va lo stesso molle in porta. Perché lui tira di piatto, se, perché se fosse lo stop potuto affermare l'occasione, avessi chiesto, ragazzi, cosa fa, segna? Gol, avreste tutti i gol. Sì, no, cioè, volevo, quello è Lautaro Martinez. Sognavo il tiro, ora sotterra nell'angolino destro. Paolo, e cosa prendiamo di questo primo tempo dell'Inter? Tanto ottimismo in vista del secondo, oppure secondo te ha sprecato delle occasioni che non doveva sprecare? Beh, certamente ha sprecato, sia in fase realizzativa che in fase di fraseggio. Diciamo che non è eccezionale il pressing dell'Atletico, però un po' lì tra le linee può essere un po' fastidioso, quindi magari ti toglie quel tempo per la giocata. E vabbè, Thuram è stato il migliore in campo e quindi adesso sarebbe un peccato, no, non rivederlo. Lautaro, secondo te chi entra, Paolo? Sanchez o Arnautovic? Bella Arnautovic, forse. Arnautovic. Bella domanda. Secondo me Arnautovic. Okay. Ma no, per caratteristiche, per struttura, se vuoi fare quella partita lì. Dipende cosa vuoi fare, perché sono due giocatori completamente opposti come caratteristiche. Però se vedi oggi Sanchez è più un trequartista. Se vedi come se vedi come è andato il primo tempo, hai visto che loro hanno sofferto sulla velocità, sul fatto che sì, metti un brivilino, secondo me puoi creare però, più problemi. Però devo dire, l'Atletico non mi sta impressionando per niente. Cioè, fa tutte delle cosine, molto rispettoso, fa delle cosine carine, ma non fa niente
di trascendere. Diciamo che non ha fatto niente, no? Per passare in vantaggio. Cioè, forse è davvero in una fase di transizione tattica, però quando vedevi quell'Atletico, che a me quel calcio là non piace, lo sapete, però aveva una cifra, aveva una connotazione. Era veemente. Certo, era sì. feroce. Era veemente. Qui si fa delle cosine, però Paolo, fa il pressing. Perché sono coscienti della forza dell'Inter di non essere scoperto. Però non lo porta con tutti. Poi c'è questo dato che dobbiamo continuare a dire, l'Atletico in campionato, fuori casa, 4 vittorie, 6 sconfitte, in Champions ha pareggiato, in casa della Lazio provvede all'ultimo minuto, in casa della squadra scozzese, del ha vinto Celtic. Solo la trasferta col Feyenoord ha vinto, quindi fuori casa come risultati è completamente diverso. Certo. Loro giocando per pareggiare. Beh, non lo so, però vedo una fase offensiva molto sterile, no? Perché anche quando recuperano palla, fanno giro palla, un buon giro palla in mezzo al campo. Poi, rispetto all'Inter che gioca molto più in ampiezza, sì, più sciolta, loro giocano più per dentro, con linee interne, che però non sono mai stati pericolosi. Giocano stretti, giocano molto stretti. Sì, esatto. Sono compatti. Mi sta impressionando onestamente questo Atletico. Però non è lo stesso Atletico della campionato. Molto attenta, però... Hanno preso due lisciate dietro. Sì, ma Paolo, questo diciamo problema. La verità. L'Inter è vero, sta cercando di fare la partita, ha avuto le occasioni, però non sono state tre occasioni clamorosissime. No. Cioè, uno su errori, il colpo di testa di Lyotard è centrale, il tiro di Thuram è centrale. Sì, quella cosa che ha fatto... impazzire Borrelli, il tiro che no, la prima vera occasione è quella di Barella all'inizio, il tiro ci ha battato da Lautaro, esatto, sì, ma queste grossa. Grandi occasioni da dire mamma mia, l'Inter meritava di passare in vantaggio, boh, ai punti. Secondo me se finiva 1-0, se era 1-0 il primo tempo, sì, non era clamoroso. Ma secondo me dicevamo all'inizio ci stava. Paolo, secondo me questo, ripeto, è un Atletico un po' diverso rispetto a quello del campionato. Secondo me è venuto qua per pareggiare la partita, sì, e si accorge però che se si sporge troppo in avanti ha visto che rischia che nello spazio rischia, perché come dicevamo prima Witzel i difensori non sono velocissimi. Ma guarda che sta mentalità è venuto per pareggiare a sti livelli, secondo me non le fanno ste robe qua. Sicuramente non si è completamente butta... cambiato il gioco, non sta giocando come il campionato. In campionato fa girare la palla e poi va in profondità. Qui fa girare la palla, si annullano. Beh, c'è anche l'avversario comunque. Chiudiamo un giro di pareri con Fabio e poi facciamo gli up and down, così li commentiamo, che secondo me faranno discutere. Ma, primo tempo, l'Inter sicuramente meglio senza essere trascendentale. Cioè, nel calcio non esiste la vittoria ai punti. Se esistesse, ai punti il primo tempo l'ha vinta l'Inter. Sono d'accordo con Paolo quando se dice finisce che 1-0. Se fosse finita 1-0 non ci sarebbe niente di strano, cioè non è la partita dominata in cui hai distrutto l'avversario, ma comunque se qualcuno ha giocato stasera nel primo tempo a San Siro, questo qualcuno è stato l'Inter. Sì. Diciamo che è chiaro, a questo livello basta, cioè Griezmann è un giocatore che secondo me ha sempre in canna il colpo, gli basta mezzo pallone per lasciare il segno. Non gli è arrivato nulla. Per quello, esatto, gli deve arrivare il mezzo pallone. Ma gioca lontano dalla porta. Per però, quello che si è visto, lontano. L'Inter ha margini di miglioramento migliore. Perché se ricomincia a giocare con più velocità e sbagliando meno passaggi, sicuramente però costruisce molto. Però ti posso dire che secondo me non è banale poi, questa cosa. Poi qua. Il calcio non è mai una scienza esatta, certo, per carità. Però questi passaggi sbagliati, Lautaro che non è un killer spietato davanti al portiere, secondo me non è banale. Cioè, per come vediamo noi spesso l'Inter, dipende anche tutti dal questi errorini che sommati fanno un errorone, l'abbiamo visto adesso, lo puoi pagare in Champions un'inquadratura League, da retroporta, che è quella che fa sembrare più il braccio largo del difensore dell'Atletico Madrid. Dipende da dove la vedi questa palla messa in mezzo. Perché tu sei abituato in mi Italia. Mi stai andando sul rigore. Esatto. Cioè, no, dai, facciamo Marce, siccome sono abituati in Italia, no? Abituati, che più rigore sono abituati qua, no? Se ci davano il rigore. Esatto. Allora, la leggenda metropolitana dell'Inter, che ha più 5 come rigori in campionato, 9 avuti e 4 contro, pareggiata in questo turno dalla Juventus, 5 a favore e 0 contro. Vabbè, non è che perché ce n'ha 5 anche un altro non sono le dati oggettive, però l'Inter ha fatto 23 gol in più, però l'Inter ha fatto solo 23 gol in più, vabbè, un dettaglio. Andiamo di up and down, non è che si annullano le altre cose. Dai, up and down, up and down, i migliori e peggiori di questi primi 45 minuti. Allora
Allora, gli up secondo resto, me faranno discutere. Gli up cioè resto, questa... resto sul 6,5 perché sì, non mi sento di mettere nessun 7. Cioè, sì, Barella ha corso molto di più degli altri, però poi nella stoccata anche lui il passaggio poteva essere un po' più preciso. Quindi do 3,6,5 che sono Barella, ecco, mi è piaciuto molto a livello di presenza, di attitudine, Thuram, che è stato quello in attacco che ha smosso un po' più Thuram le 6,5 come Barella. Ma dagli, se... ma dagli almeno 7, Thuram, no, è il migliore in campo. Fine, ho capito, non è che ha fatto... Ma il migliore in campo è stato Barella. No, l'assist. Ma come che ha fatto? Per me Barella è stato il migliore. Ma per una volta che è prudente, Ma poi me le contestate alla fine, almeno le completiamo. Allora, il terzo tra De Vrij e Bastoni, perché in difesa voglio scegliere anche un difensore, scelgo Bastoni, perché si sta proponendo molto in avanti. Quindi 6,5 anche a Bastoni. Ok. Gli insufficienti o non proprio... Allora, i down. Allora, io che stravedo per il professore, però sono d'accordo con voi, un paio di passaggi da lui mi aspetto sempre la chirurgia precisa. Chi è il professore? E Mkhitaryan, gli do 5,5. Chiamalo come lo chiamiamo noi normalmente, no, il professore ormai, lo chiamate voi ad Appiano. Ma ormai avete imparato a conoscere anche un po' i miei soprannomi. No, perché noi non veniamo ad Appiano e non sappiamo i soprannomi. I miei, qua a Diretta Studio su Netflix, questa è la mia nona partita consecutiva. Inseguo la nona vittoria consecutiva. Inseguo la nona vittoria consecutiva. Attenzione. Allora, Mkhitaryan 5,5. Solo vittorie per Borrelli. 8 su 8. Ma sei fantastico. E anche dal 29-30 che l'Inter non iniziava un anno solare con 8 complimentoni, vittorie. Complimentoni. Però stasera è andiamo dura. Avanti. Stasera è dura. Sì. Allora, ecco, io metto un secondo 5,5 a Darmian, chiamando la sostituzione. Su Lino vorrei Dumfries da quella parte, che può essere un po' più forte fisicamente e mettere in difficoltà Lino. Tu lo volevi già titolare, lo volevi. È vero, sì. 5 e sul terzo io faccio insorgere lo studio se non dici quello. No, il terzo metto Lautaro e gli do 5. Oh, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Fatica, nessuna fatica. No, io avrei messo... Perché siete nella mia testa? Cioè, io avevo già pensato Lautaro. Io avrei messo mi sbaglia. Avrei messo Michele è un teatrale, l'ha tenuto per ultimo, ragazzi. Cioè, no, è la più grave delle tre. Cioè, perché proprio deve dire... Invece Lautaro. Invece di Darmian, Michele, Lautaro 5 perché sulla palla ciabattata non è da lui. E anche in un altro paio di occasioni, per esempio il tiro alto, non dico che devi segnare, però tieni la più bassa. Quindi il lavoro difensivo c'è stato, il lavoro di squadra c'è stato, ma a livello di andare lì a pungere, non 5 da lui. In relazione al valore del giocatore. Ma certo. Perché se fosse un altro giocatore non meriterebbe Paolo, 5. Se dai valore al giocatore, gli dai 5 a Çalhanoğlu, perché cioè, primo tempo Çalhanoğlu non l'ha vista mai. Il 5,5 e il 6. Ma Darmian... lui dice così, perché è avvelenato da milanista. No, tra l'altro ho rivisto il Çalhanoğlu del Milan, quindi sono anche contento. Ha sbagliato quel passaggio in attacco, ma sono anche contento. Allora, possiamo dire che in Serie A ha toccato 146 palloni e oggi... No, io 6 meno gli darei primo tempo a Çalhanoğlu. Cioè, ho scelto 3. Che secondo me hanno fatto qualche errorino in più. Siccome lo esaltiamo sempre quando fa una partita un po' sottotono, partita. Ragazzi, Çalhanoğlu, regista, nasce in un giorno preciso, 4 ottobre, Inter Barcellona 1-0, segna e lì rimane in quella posizione. Quindi non è che in Europa Çalhanoğlu non ha fatto la differenza. La storia, ci interessa la tua idea. Seconda di paglia, però. Chi ha detto questo? No, stiamo dicendo a Max che dice non stiamo dicendo, stai dicendo quello, vieni dalla mia, perché se dici che c'è la storia, ormai è diventato... Oggi non l'ha fatto. Sì, infatti gli ho detto per me era un 6 meno. Ho scelto 2,5 e un 5. No, ma Darmian non c'entrava niente. Marcello poi non c'entrava, non ha sfondato da quella parte. Çalhanoğlu 5, stasera. Bravo, 5. Cioè, considerando che Çalhanoğlu lo definiamo sempre uno il migliore centrocampista del campionato italiano, uno dei migliori in Europa, e beh, ti aspetti una vera del genere che faccia la differenza. L'ho visto molto appannato, molto in ombra. Quindi io do 5. Ma su, Di Marco come lo vedi? L'hai visto Di Marco? Ma anche Di Marco non è che granché stasera. Michi, come l'hai visto Di Marco? Di Marco come se si è visto, perché non è che si è visto tanto. Sì, però propositivo, è andato anche tante volte a tagliare in avanti, cioè mi è piaciuta di più la sinistra dell'Inter in fase offensiva. Ma noi vediamo un'altra partita. Io non so che forma di tu li salva tutti, capito? No, ma non è vero. Ma scusa, ti ho dato un 5, 2,5, un 6 meno, che ti devo dare? Tutti 4, l'Inter sta facendo la partita. No, perché hai dato 5,5 a Darmian, che francamente Darmian a destra l'Inter ha sfondato con Pavard, che fa il difensore. È vero che Darmian è bravo tatticamente a coprirlo, con Barella, perché tutte le volte ma dall'altra che parte Bastoni e Di Marco sono andati molto di più. Di Marco è andato tante volte anche a tagliare in mezzo, poi sono caratteristiche, ripeto, scegli non anche non si è visto quasi mai, credo. Attenzione,
Thuram, notizie dall'Inter, sostituito al termine del primo tempo a causa di una contrattura all'adduttore destro da valutare nei prossimi giorni. Thuram, quindi contrattura, quindi un sospiro di sollievo, perché contrattura da valutare. Guarda, la nostra regia è stata celerissima. Di solito l'Inter, diciamo, va sul risentimento muscolare generico. Già definire la contrattura, secondo me, poi non sarà una lesione se è contrattura. Spero almeno. Quindi contrattura vuol dire che al ritorno ci puoi sperare 22 giorni e presto. Sì, con adesso chi entra? Non averlo oggi. Adesso chi entra? Secondo me L'hanno già stato inquadrato. Ah, sì, infatti, allora dicevo Arnaut perché? Perché Sanchez oggi è più un trequartista centrocampista offensivo più che una vera punta. Volendo tu provare a vincere la partita, Lautaro gli chiedi di venire più a fare la seconda punta e Arnautovic metti la punta vera. Lino che se ne va sulla sinistra, supera Darmian troppo facilmente da De Paolo, ancora Lino, il tiro fuori! Che occasione! E qua se ne è un po' mangiato Lino, vista la qualità che ha. Qua Darmian si fa superare troppo facilmente, non da lui. Poi palla per De Paolo che attrae. Poi è pazzesco perché scarica su Lino, sul sinistro. Invece di tirare di sinistro, pazzesco. No, vabbè, di destro. Ci sta perché lui è piede invertito, suo piede lui è sinistro, cioè fa lui un passo, è destro, fa il quindi il tiro a giro da lì ci ma sta. Ma no, rallenta il passo e tira il piattone destro, completamente sbagliato. Tanto 1-1 PSV Eindhoven, Luke de Jong, PSV 1, Borussia Dortmund 1, nell'altro ottavo di finale d'andata di giornata. Occasionissima Atletico Madrid, ragazzi? Prima occasione dell'Atletico Madrid. È occasionissima. Occasionissima. Sì, sì, perché qua... Se lui tira di sinistro incrociato, che è il suo piede, ragazzi, diventa pericoloso. Ha mangiato un gol. Si è infilato bene nell'area dell'Inter. Si è infilato benissimo. Sì, sì, uno, no. Due, bellissimo. Lì, diciamo, il problema è l'uno contro uno, lo vince facile in dribbling su Darmian, allora lì l'Inter è in inferiorità perché crea la superiorità lì, no? Capito, vabbè, allora non si può, allora si è infilato bene. No, mica ti sto dicendo di no, ma ogni cosa, io non è che voglio fare la polemica su ogni cosa che dico. Purtroppo Darmian non ha chiuso, e vabbè, allora è un errore di Darmian. È bravura di Lino che lo sa e di Darmian che non chiude. Sì, ma non c'è da fare la polemica su sta roba. No, non bravo è che facciamo polemica, però tu lo difendi. Tu difendi io, ma gli ho dato 5 e mezzo al primo tempo. Sei stato l'uno contro uno. Ma se gli ho dato 5 e mezzo al primo tempo, poi va a tirare. È stato profeta. È stato profeta. Un errore. No, e ti dico anche che è destro. Ti confermo che è destro. E lui voleva andare a tirare sul secondo palo di destra. È destro lui. È destro. Gioca a piede invertito dall'altra parte. Attenzione, De Paolo. Ora nello spazio per Llorente. De Vrij. Il rimpallo che va fuori. Forse in calcio d'angolo. Ma c'è lo scontro tra De Vrij, Sommer e Llorente. Rigore qua. No. Qua De Vrij si è preso un po' di rischi su Llorente che rimane dolorante a terra. Scontro a tre tra Sommer, Llorente e De Vrij. Dolorante anche molto Sommer a terra. Vediamo cosa vediamo. È successo qua. Allora la palla allora va... non c'è nulla. Non c'è nulla. De Vrij prende la palla, poi va a finire su Llorente e va fuori, ma Llorente non alza il piede che va a colpire. No, secondo me lo stomaco di Sommer. Secondo me è De Vrij che prende Sommer. Allora è anche De Vrij. È calcio d'angolo anche. Non è calcio d'angolo. Sì. De Vrij l'ha toccata. Sì, è calcio d'angolo ed è De Vrij cioè, che non prende so se Sommer. La data, ma De Vrij l'ha toccata per ultimo. È De Vrij che va a toccare a prendere anche Sommer col piede d'appoggio e quindi lo colpisce. A... meno male, si è alzato Sommer tutto angolo. A posto. Era molto dolorante a terra, ha fatto prendere uno spavento. Qua De Vrij ha fatto un recupero eccezionale, ragazzi. Qua De Vrij ha salvato un gol. Calcio d'angolo, sì, però aspetta, ha salvato un gol, però si è visto che Llorente è andato molto più veloce di De Vrij alla disperata, in scivolata, è riuscito De Vrij a cavarsela, ma lì la velocità era diversa tra Llorente e De Vrij, che è stato bravo a metterci comunque. Poi intanto si è inserito di nuovo anche Llorente. Llorente è forte, ragazzi. Capisci? Prima si è inserito Lino, adesso si è inserito davanti a porta. Sì, l'Atletico sta mettendo fuori la testa. No, ma qua De Paolo gli ha dato una buona palla. Poi andiamo sui dati che sono arrivati sul record in casa, anzi, non è record, è spettatori. Ma prima il calcio d'angolo con Griezmann, palla in aria. Sommer fa buona guardia. 58 minuti, sempre 0-0, 73.709 gli spettatori a San Siro per un incasso complessivo lordo di 9.218.859. Secondo incasso più alto per l'Inter dopo l'Euro Derby della semifinale. Oh, ma non mi fa finire una frase! Secondo incasso! È anche vero che le tue frasi sono molto lunghe. Ho capito, sto dando due dati! Il dato, il secondo è a metà! Sono 700 dati! Il dato è gli spettatori e l'incasso!
sono detto gli spettatori, non bene, siete non curiosi dell'incasso? Va bene, allora non lo dico. Michi, Marcello, perché tu non vedi gli occhi che gli girano come i dollari. Non si capisce niente. Su ogni frase, attacca la tecnica come Madrid, ancora lì, palla al centro. Che fregano solo a te. Il tiro da fuori alto. Ma come chi se ne frega? Stavi parlando dei debiti prima della partita, stai parlando del conto economico, stai parlando dello stato patrimoniale. Ti dico che hai incassato 9 milioni e 2, il secondo dato. Siamo proprio dal commercialista qua, stato patrimoniale, dare, avere. No, perché c'è anche gli occhi che li girano con i dollari. 9 milioni e 2. Quando li fai tu con 41.000 spettatori me lo dici? Sì, col tuo stadietto dei puffi lì. Lo stadietto dei puffi, me lo dici quando fai 9.000? A parte che devi fare primo l'ottavo di Champions. Mettete la mango. È la cuglia della noia. Che noia. È un'offesa grave. Lui rischia due volte con Lino e con Llorente, no? Rischia due volte, ma lui anziché esaminare questo momento adesso vi dico l'incasso, il numero degli spettatori, le cifre, cioè non parla delle due occasioni, l'incasso, abbiamo raccontato, siamo andati nel dettaglio con Lino che è un destro, lo voleva tirare a giro con Darmian saltato, De Vrij che è stato attirato, abbiamo detto tutto. Adesso Llorente con De Vrij, abbiamo detto De Vrij che va in scivolata perché è più lento di Llorente, che si inserisce, De Paoli del pallone filtrante. Più di così. Comunque, vabbè. No, io questa sera sono dalla parte di Michele, lo trovo impeccabile. Ci sta, presente, documentato. È sul pezzo. A ritmo. Se te interessava l'incasso, adesso ti interessava l'incasso. Il secondo più alto della storia, tu che sei segnato. Uno tecnico che guarda le partite, ti interessava l'incasso e gli spettatori. Però voglio dire, è perfetto, a te piace l'incasso. Però è un incasso pazzesco. Punti di vista. Allora, voglio sentire se interessava Fabio l'incasso. Ho visto che segnava anche Fabio. Fabio, è sicuramente un dato importante come macro dato, cioè dire oltre 9 milioni di incasso, fallo, punto, finita lì. Cioè, i centesimi dopo la virgola interessano un po' meno, francamente. Morosa palla gol fallita dall'Inter, Michele. Sì, incredibile quello che si è mangiato. Attenzione, però adesso Lino, l'Atletico Madrid, partita che adesso ha ritmi molto alti da una parte e dall'altra, con Griezmann che recupera un pallone al limite dell'area, ancora De Paolo. Griezmann allarga a sinistra, c'è Lino. Ancora Lino, il brasiliano che torna indietro, l'Inter che è tutta dietro la linea della palla, combatte Lautaro, prova a portare via la palla con nazionale De Paolo, non ci riesce, norma del vantaggio dopo un falletto di Lautaro, ancora... L'Atletico, esce Mkhitaryan di testa, Inter che prova a respirare, ma prima incredibile il gol, dicevo, che si è mangiato Arnautovic, che ha recuperato un buon pallone a centrocampo, l'ha scambiato con Çalhanoğlu, si è proposto in aria, ha chiesto il triangolo, l'ha ottenuto da Lautaro, Witzel in scivolata disperata, l'ha allungata favorendo ancora Arnautovic, che è solissimo davanti a Oblak, non so cosa ha mirato, piattone destro alto di poco sulla traversa, ma doveva tirare una bomba di collo a mezza altezza, sarebbe stato impossibile per il portiere parare. Questa è veramente l'occasione più clamorosa. Passare da Marcus a Marco. È vero, da Marcus a Marco cambia molto. Sì. Se c'era Marcus, secondo però me... Però Marcus fa un altro lavoro, lui gioca molto lontano, più lontano dalla porta. Sì, però sotto rete questo... Quel gollino lo sbaglia. Dai, ragazzi. Ma non lo so, con la Salernitana a fianco al palo, ha preso il palo proprio a porta. Avete fatto 6 gol con la Salernitana, dai. Sì, al primo minuto ha sbagliato un gol. E poi Arnautovic anche qua di testa, ci stanno facendo rivedere, ora c'è il gioco fermo, ha provato di testa a indirizzarla, ma proprio lisciata in questo caso, ma mai come il triangolo con Lautaro. Bella quella azione dell'Inter. Ora attenzione a Morata in area di rigore, si deve girare in mezzo a due, va giù con De Vrij che lo tiene, punizione poi per l'Inter, arriva anche Arnautovic a dare una mano. Spero che Arnautovic non si intristisca, gli è capitato spesso quest'anno che quando sbaglia qualcosa di clamoroso poi non reagisce, caratterialmente risente molto gli errori. Spero proprio non sia questo il caso. Si è mangiato due gol, praticamente se li è mangiati. Mamma mia, Paolo, diciamolo. Quanto era clamorosa questa occasione? No, tantissimo, l'ho detto subito, perché alla peggio tu da lì, se fai già un errore pazzesco, tiri addosso al portiere, certo. Ma la porta la devi prendere. Tra l'altro... Il paradosso è che non è che ha svirgolato la palla o gli è rimasta sotto, l'ha colpita proprio piena. Però, cioè, corpo all'indietro e palla che in pochi metri non... prende il volo. Ci provi 10 volte, 9 fai gol da lì. Sì. Davvero clamoroso, attenzione. Ma poi un giocatore che, come diceva prima Fabio, forse lo diceva,
se stai facendo la Champions, ma certi gol non li puoi sbagliare. Se sei lì a giocarti la Champions, certe occasioni non puoi mancare. Una roba così rischia di pesare tanto, chiaramente, cioè, no? No, perché poi all'inizio del secondo tempo sblocchi. Sei uno da Bologna ancora. È il tema di cui si è parlato tanto quando si dice che la Champions è il torneo dei dettagli. In un campionato da 38 partite, se anche non porti a casa la partita a causa di un errore del genere, hai le altre 37. Qui, se in una partita del genere finisce, adesso vediamo come andrà a finire, mancano ancora 20 minuti abbondanti, ma se dovesse finire 0-0 invece che essere andati in vantaggio, col che costringe anche l'Atletico a scoprirsi di più, eccetera, eccetera, è chiaro che ci sono un po' di cambi anche che ti cambia la qualificazione. 10-4. Dumfries, attenzione, la palla è in mezzo, rimane lì, un po' di fortuna per Savic. Comunque Arnautovic manco per sbaglio, mamma mia, è sempre là, ma... Qua Dumfries è stato servito bene nello spazio, l'ha messa forte, tesa, la palla è andata più sul giocatore Savic, sul giocatore dell'Atletico. Ma ha avuto anche un po' di fortuna, perché il flipper tra i due piedi è rimasta la palla lì anziché andare a finire su un giocatore dell'Inter. Attenzione ancora all'Inter con Çalhanoğlu, l'Inter va con Dumfries ora sul sinistro, vediamo se ci prova Denzel, Murato, riparte l'Atletico ma c'è Barella che è ovunque, ancora Inter con Barella, Lautaro, bastoni per Carlos Augusto a sinistra, uno contro uno, vediamo se riesce a superare Llorente. Ancora no. Barella che allarga per bastoni il cross, Llorente ci mette ancora il piede, bravissimo questo giocatore che ovviamente non è da scoprire, ma riesce ancora a murare, mentre Savic in aria lo sto vedendo un po' più in difficoltà, non so se Gimenez è uscito per problemi fisici, ma né Gimenez né Savic, insomma in aria si può fare meglio, ma Arnautovic però deve essere più preciso, assolutamente. Carlos Augusto va a battere un calcio d'angolo che diventa un fallo laterale angolo come un angolo, perché lui la batte molto lunga, infatti arriva nell'area piccola Arnautovic, Frattesi. Come al solito aveva preso bene il tempo. La liscia, peccato, ora rimangono a terra due uomini, uno per parte, si rialza Griezmann, rimane a terra Çalhanoğlu che si tiene il petto, speriamo niente di grave, forse si sta rialzando, sì, si è rialzato, fa un po' di stretching, ora c'è Dumfries che deve essere un fattore lì a destra perché è fresco, ma sbaglia adesso il passaggio per Frattesi, che mura Reinildo in uscita, quindi fallo laterale in fase difensiva per l'Atletico Madrid. Comunque, l'Atletico sembra anche calato fisicamente, l'Atletico. L'Atletico. Non so se è salito l'Inter, ma proprio mi sembra calato fisicamente. Anche perché stanno spendendo. Adesso il secondo tempo l'Inter sta giocando. Sì, assolutamente. Bisogna riconoscerlo, che l'Inter sta giocando spressa su tutte le palle, quindi qua forse Dumfries poteva metterla indietro. Arnautovic che doveva entrare a prendere la palla. L'Atletico. L'Atletico che riparte con lo scontro Griezmann, Carlos Augusto fa buona guardia all'Imperatore Augusto. Ti piace Marcello Imperatore, va bene? Si capisce? Ancora un altro. l'imperatore Carlos Augusto. Imperatore Carlos Augusto. Riparte l'Inter con il Sultano. Abbiamo l'Imperatore e il Sultano. Certo. Il numero 20 dell'Inter, che detta... Califfo. Ancora De Vrij, 75esimo, manca un quarto d'ora, dove l'Inter vuole provare a essere più fresca dell'Atletico. Vediamo chi sta meglio dal punto di vista fisico. Lanciato Arnautovic, attenzione perché l'Atletico ha fatto 4 partite in più dall'inizio di questo 2024. Potrebbero pesare. Arnautovic, forte, in mezzo, respinge la difesa. C'è Çalhanoğlu, prepara il destro, il tiro, respinto da Witzel. Ancora Inter, che ora attacca in modo tambureggiante con Pavard e Dumfries, che subisce fallo, no? Si rialza. Ancora Dumfries contro Reinildo. O Lino, che dice mi ha tirato la mano. E qui il mismatch è un po'... dura per Lino, che è 1,70 m, Dumfries è un gigante, e quindi vediamo se regge il brasiliano con Dumfries, che va ora a battere. Quanto è alto Dumfries? Dumfries è più di 1,80 m, più di 1,80 m, quindi... Non è un gigante. No, vabbè, però rispetto a... È Lino che è basso, secondo me. Due metri, più, allora è 1,88 m, va bene così, 1,88 m, sono 18 centimetri. Ragazzi, 20 centimetri di differenza, batte certo. Dumfries... Vai che palla sei in clima, mezzo, Michele, respinge dai, la difesa, dai, Benji l'Inter recupera. L'Inter che cerca di chiudere l'Atletico nella propria area di rigore, ma serve il tiro preciso Arnautovic, mamma, meglio se non ci penso a quell'occasione, perché sennò si impazzisce. Allora, ancora Barella, ora l'Atletico è in sofferenza, ma si difende, va diciamo nella modalità Ciolo 1.0, quella della difesa oltranza. Çalhanoğlu per Barella, l'Inter vuole come nell'ottavo dell'anno scorso fare il golletto come fece col Porto,
lì ci pensò Lukaku da subentrato. Vediamo se Arnautovic fa il Lukaku da subentrato. Ancora Dumfries. Dumfries sulla destra, puntalino, vai per vie centrali. Lautaro che la tocca per Arnautovic, rimane poi a terra. Si rialza, non è Lautaro, è Pavarra. Arriva il cross per Lautaro di testa, blocca Oblak. Che peccato, questa era la palla classica e Lautaro si dispera dicendo 1-1. Poteva metterla più angolata, invece bravo Oblak. Il cross qui di Çalhanoğlu, questo che è il classico gol di Lautaro. Come si può dire, no? Di testa, fuori. La girata. Stoccata. Sì. Marcello? Però qui più che bravo Oblak è Lautaro centrale. Che non è riuscito. No, è Lautaro. Ha colpito anche bene, ragazzi. Dai. Ha colpito bene, ma centrale. Sì, non riesce ad angolarla come avrebbe voluto e quindi Oblak qui ha vita facile. Bello anche il cross, molto bello peso, il cross di Çalhanoğlu. Finalmente Çalhanoğlu. Ancora una volta aveva vinto il duello qui Lautaro, stavolta con Savic. Questa è la Oblak, il miglior portiere al mondo, hai detto. Su questo movimento qua, Lautaro che taglia sul primo è una, ecco, a proposito di centimetri, Dumfries è 1,88, Lautaro è 1,74. Ha un timing nello stacco, questo è immarcabile su questo movimento. È entrato Correa per Griezmann, non è Gioacchini in prestito al Marsiglia, ma è Angel. Che tanti anni fa venne associato al Milan per svariato tempo. Devo fare una brutta battuta, ma non mi sono tenuto in tempo. Stai ripensando al tuo Correa? Sul tuo Correa, quello vostro, pensavi. Sì. Ti sarebbe piaciuto. È stato esonerato, quindi adesso al Marsiglia vediamo Correa che non stava trovando spazio, ma annata da dimenticare completamente. C'è l'obbligo di riscatto solo in caso di Champions, quindi difficile. Attenzione! Recupera palla con Frattesi. C'è Lautaro che si lancia verso Oblak. Lautaro il tiro no! C'è Arnautovic a porta vuota, tiro no! Non l'ha fatto lui, però. Di Marco Arnautovic! Ha segnato Arnautovic. Gol! Scusatemi, permetto. Palla verso la porta. Mi permetto di vestirlo. Dell'austriaco! Dopo aver sbagliato Lautaro un tapin facile, il miglior portiere del mondo aveva respinto, ma arriva Marco Arnautovic che di sinistro la mette dentro, internazionale 1, Atletico Madrid 0, come col Porto l'anno scorso l'ho chiamata, il numero 8 esulta, anche Thuram zoppicante dalla panchina, tutti ad abbracciare. L'uomo della provvidenza si è trasformato, Arnautovic. Comunque, si sbaglia anche posso questo, dire che lo stava sbagliando? Ragazzi, adesso voglio rivedere la presto. Ma lui la sta tirando fuori. Lui ha tirato centrale. Lui, ma no, aspetta, fammi vedere dove Lautaro la tira. Lautaro sbaglia, poi Arnautovic di sinistro se la butta dentro. La butta dentro. No, avete tirato piano. La butta dentro. Avete tirato piano. Olino. No, Lino. Guarda che l'ha buttata dentro. Guarda che si sono ostacolati loro due perché sennò la Lino prendi. Prova il salvataggio disperato. Non credo che gli daranno l'autogol però perché era sulla linea. La palla è verso la porta. Comunque è stato bello il break dell'Inter e Frattesi è stato protagonista. Frattesi, decisivo a rubare palla. E l'Atletico Madrid che perde. I tempi di break di Atletico Madrid che perde la palla in mezzo. E ora vogliamo il catino. Tifoso che piange. Gente commossa. Gente commossa. Ragazzi, scusate, ma gol di Arnautovic c'è da commuoversi, effettivamente. Posso capire le lacrime agli occhi di quel tifoso. Non abbiamo sentito Marcello, però. Sul Marcello. Autolito Marcello. Autorete, comunque. Ma come autorete? Ancora De Paolo, attenzione all'Atletico adesso, chiudere gli spazi lì. Autorete. Lino autorete che si vuole rifare, il tiro di destro, fuori! Mamma mia, pericolo! Sommer c'era, ma Lino qui ha scoccato una freccia che stava andando proprio nell'angolino, meno male, non è uscita angolino, di tanto, adesso ce la fanno rivedere. Angolino. Vediamo un po' di quanto è uscita, non di molto, ma Sommer sembra... Inter che sbaglia la partenza dal basso, ma basta con queste partenze dal basso, ancora Atletico Madrid con il capitano Co, che dico io, stai vincendo, perché prendersi sto rischio, ancora De Paul... 81esimo, palla in mezzo, respinge Carlos Augusto. E ora, come diceva Matteus, ricordo anche di Andy Breme, no? Contra Pattoni, 2-0 buono, 3-0 meglio quando c'era la partita in casa a San Siro. Quindi andiamo a indirizzare questa qualificazione. Cosa poi diceva anche poi 1-1 brutto, giusto? Diceva 1-1 bruttissimo. Perché diceva, perché non ricordo. Il minuto del gol è stato il 79esimo. Ti piace Marcello? 79esimo. A 11 dalla fine, l'ha messa. Comunque io quello che posso dire è che
dell'Inter se l'è costruito questo vantaggio. Meritato, secondo tempo meritato. Hai ragione, ti fa onore bravo questo Marcello. Commento. Però, anche però, se l'Atletico Madrid perde l'ennesima palla aveva sanguinosa. Sbagliato di nuovo. Arnautovic no, aveva preso la porta, ma era un tiro leggero. Comunque il gol attribuito ad Arnautovic ammonito Savic, ci mancherebbe, non c'era dubbio. L'Atletico veramente sta giocando per pareggiare. Sì, no, ora l'Atletico sta andando in avanti. Piano carico, attenzione, il cross Morata fuori. Occasione. E qui se la mangia Morata, Devrai ha provato. Ha salvato Devrai. Devrai ha difeso molto bene. Devrai la spizza prima che la palla guarda. Vediamo. La spizza Devrai prima che la palla tocchi Morata. No, la prende Morata, ragazzi. Ma per la prende Morata, ma disturbato la Devrai. Devrai diciamo cerca di ostacolare la visuale di Morata, non prende però la palla e Morata lì un po' se lo mangia il gol. Simeone disperato a terra, mani aperte. Ma non sai che se lo mangia lì. Non se l'aspetta che la liscia. Sanchez credo per d'accordo. Lautaro, vediamo sì, Lautaro, tutto il pubblico che lo applaude. Ammonito, il capitano non vedeva l'ora, era ammonito. Anche lui, era ammonito, anche lui il diffidato, era diffidato anzi, per il ritorno, quindi doveva stare molto attento. Sono usciti tutti e due diffidati, abbiamo detto anche Frattesi entra in diffida, così come lo è Aslani, ma l'Inter al ritorno avrà il suo capitano e avrà anche Frattesi. E speriamo dalle notizie che ci arrivano dall'Inter, la contrattura per Thuram, che 23 giorni possano bastare. Se contrattura sì, dai, 13 marzo. Contrattura sì. Direi di sì. Allora, 88 minuti, ora bisogna saper soffrire, e la fascia va sul braccio, credo, veramente del migliore in campo. Oggi sì. Barella è stato l'uomo ovunque, si doveva far perdonare un'espulsione due anni fa, ingenuissima, con Real Madrid, saltò gli ottavi con il Liverpool, stavolta agli ottavi c'è, e sta veramente riempendo la sua partita, come direbbe Spalletti, la sua scatola di tante cose buone in questa partita, però devo dire che Frattesi l'ha spaccata la partita, è entrato veramente come una furia con le sue caratteristiche ed è stato decisivo finora per la vittoria dell'Inter. Sommer, il rinvio lungo, 89esimo, vediamo quanto di recupero, è stata una partita molto intensa, quindi non credo poi tantissimo, no. Ci sono state le sostituzioni, forse 4 minuti ci può stare? Anch'io sarei sui 4. Sì, 4. Sì. Vediamo tra un po'. Tante sostituzioni, 4 anche 5, forse c'è stato un paio di infortuni quando nel secondo tempo ha preso un colpo Çalhanoğlu che è rimasto a terra, quindi il almeno gol. 4 o 5 minuti. Dai 4 ai 5. Attenzione sbaglia l'Inter, ancora in uscita! C'è Morata in aria, Morata sul destro, chiudiamolo. Sì, bravo ancora Barella, bravissimo. Qua l'Inter ingenua, che ora però può ripartire con Frattesi che è fresco. C'è anche Dumfries a destra, guardalo a destra, non lo guarda. Frattesi va da solo, si fa tutto il campo, viene rimontato e no, poi si allarga troppo, perde l'attimo, secondo me poteva darla a destra. Sì, vabbè, tanto va sulla bandierina e tiene non palla. Era facile, però c'era Dumfries. Carlos Augusto a sinistra che non la tiene. L'Inter Marcello, perde. Per un secondo hai creduto che Morata ti potesse perché regalare una soddisfazione? Ma non è ancora finita. Ci crede ancora. Non è ancora finita. Comunque ragazzi, cioè Barella c'ha 3 polmoni, ma anche Llorente ha fatto questo recupero qua. I due migliori, Llorente è fantastico. Llorente mi ha ricordato veramente Zanetti qua in un recupero in un derby, grandissimo Llorente. Sia Llorente che Barella, due dei centrocampisti a livello di 3 polmoni. Come chiamava una volta Coe? 5 minuti di recupero. Tra i migliori. 5 minuti ci stanno i 5 minuti, l'avevamo anche detto, tra i 4 e i 5. Sono 5, quindi vediamo se l'Atletico si accontenta o prova ad andare a pareggiarla e l'Inter però se si scopre può colpire in contropiede. Attenzione anche il Correa, Pavarra all'indietro, un paio di passaggi sbagliati dietro dall'Inter. Ora il lancio lungo di Sommer a cercare Arnautovic. C'è però prima Sanchez che si deve girare, attenzione, il numero 70 si gira, torna indietro. Allarga per Dumfries che può puntare l'area di rigore, arriva Mandanda che gli toglie il pallone, dice l'arbitro che è buona, calcio d'angolo, bravo Dumfries su Reinildo e Lino stanno avendo difficoltà su Dumfries che ha messo un paio di palloni in mezzo pericolosi, prima era stato Savic, adesso l'Atletico si salva ancora con Lino più che Reinildo e l'abbiamo detto che ci ballano questi 18 centimetri ormai famosi di differenza tra i due. Alexis Sanchez era a spalle alla porta, ha cercato di pulire un po' questo pallone, poi ha fatto un controllo tutto. Mica da ridere, la palla arrivava da un rinvio a campanile di Sommer da dietro, la stoppata se l'è messa giù. Forte, sì, hai ragione Fabio. Allora, calcio d'angolo per l'Inter, siamo entrati nel secondo minuto di recupero, batte Çalhanoğlu, sul primo palo Frattesi, murato da Morata, c'è ancora Frattesi che riconquista il possesso, allora ancora Inter con Barella che alza la testa, attenzione Barella, vediamo che fa, allarga a destra. Inter che vuole tenere la palla e poi scegliere il momento giusto, Frattesi che però ora si deve accontentare della rimessa contro, subisce anche un po' un calcetto, rimane a terra. Bravo Davide, comunque l'ingresso di Frattesi ancora una volta in Champions, quest'anno è stato tante volte decisivo col Salisburgo. Secondo me l'arbitro ha fischiato fallo su Frattesi. Può essere, perché anche segnalazione dell'assistente di linea. È anticipato. Stiamo rivedendo intanto...
Frattesi che è stato decisivo nell'azione del gol, poi Lautaro non era stato bravissimo Lautaro, perché ha tirato centralmente, è vero che stavolta aveva tirato più forte, lì non è mai facile per il portiere, ma non l'aveva angolata e poi nemmeno l'ha angolata Arnautovic, che per non sbagliare dice io stavolta lo specchio lo prendo. Per me si sono ostacolati, secondo me lui sono ostacolati, lì il portiere non è difensore. Ammonito per proteste, credo Koke, sì, il capitano, non capisco perché protesta, perché su Frattesi il fallo è netto, per no? Per il fallo. Il fallo era netto, è vero che la palla era andata via, ma poi è arrivato in ritardo netto il giocatore dell'Atletico e il fallo era netto, quindi per proteste sì, ammonito Koke. Ma gli ha dato un calcetto. Sì, un calcetto, un calcetto a palla lontana. Quell'altro però. Sta per terra per perdere tempo. Dai, dai il 2-0, seguiamo la legge di Lothar, 2-0 buono. In casa, Calhanoglu, palla in mezzo, respinge Morata che sta aiutando molto i suoi nell'area di rigore, prova a ripartire l'Atletico, più utile nella sua area che in quella avversaria Morata finora, attenzione qua c'è fallo su Sanchez però di Angel Correa, si lamenta il 70 dell'Inter e infatti gli segnalano il fallo, dà l'ok a tutti, anche Angel Correa, Simeone scuote la testa adesso, 3 minuti di recupero, ne mancano ancora 2, 120 secondi, dai ragazzi crediamoci che possiamo indirizzare un po' di più la qualificazione, altrimenti ci sarà molto da soffrire, però 2-0 è meglio di 3, ma anche 1-0 è meglio di 0-0, cioè sarà la palissima. Ma che massimo, è fantastico. Lo so, 1-0 ragazzi, non era scontato. Te ne stai segnando? Veramente sei Socrate. Siamo arrivati al 79esimo, eravamo 0-0 con un gol mangiato clamoroso, Turam infortunato. Sillogismo. Palla lunga per tutti, anche per Arnautovic che dice, va bene che ho fatto il gol, ma non sono ancora Superman e quindi non ci può arrivare. E così se n'è andato mezzo minuto, ancora un minuto e mezzo con l'Atletico che non è preciso. Allora Arnautovic recupera un pallone per Frattesi, ancora Barella, vediamo che fa. Barella bravo per Sanchez che deve allargare o tenere palla, non riesce nessuna delle due. E quindi riparte Savic, rischia però ancora l'Atletico, prova a giocare la palla, attenzione qua. Cartellino qui. E qua credo ci sia cartellino. Non lo so, Augusto, tira la maglia, l'imperatore e quindi ammonito, cartellino l'imperatore. Giallo anche per il brasiliano. Per l'imperatore? Ah, l'imperatore, perché vabbè sì, è vero che era un'azione che poteva diventare promettente, dice vabbè. Vabbè, che contestiamo anche cartellino adesso. Fallo no, contesto il cartellino, contesto la scelta di giocarsi il cartellino, dico se tu sei lanciato. No, perché sembrava dall'incipit, sembrava contestazione su Cartellino. Magari era ancora nella sua metà campo. Però attenzione Llorente sulla destra, ultimo minuto di recupero, il cross respinge Carlos Augusto, due volte Carlos Augusto respinge, prima ammonizione per lui, quindi non entra in diffida. Credo l'ultima azione della partita, sempre 1-0 per l'Inter, mancano 30 palla. Secondi, Sanchez va in pressing così come Arnautovic, l'Inter che chiude con la sua coppia d'attaccanti che tanto ha fatto discutere quest'anno per il rendimento altalenante, a dire poco. Ancora palla in mezzo per Angel Correa che si deve girare, sbaglia un po' di tocchi, ma ancora Atletico, ultimo assalto dei Colchoneros del Cholo Simeone che ci provano con il cuore adesso, Inter che si difende con il cuore, Llorente in mezzo, respinge ancora De Vrij, riparte l'Inter, dice l'arbitro che può bastare così, Internazionale 1, Atletico Madrid 0, primo tempo degli ottavi di finale, Inter in vantaggio, direi meritatamente. Il gol è di Arnautovic a porta vuota, 79esimo minuto, suggella la vittoria dell'Inter sull'Atletico, vittoria meritata, lo dicono anche i numeri. 54% possesso palla, va bene, 19 tiri Inter, 7 Atletico, 5 tiri in porta Inter, 0 Atletico Madrid, che qualche volta dalle parti di Sommer si è palesato però senza essere particolarmente efficiente. Sono tempo assolutamente legittimato il vantaggio, poteva essere anche un po' più rotondo il risultato. Secondo me l'Atletico è proprio calato anche di intensità e anche di atleticamente. Poi non ho capito perché ha tolto Griezmann per mettere Correa, che Correa è stato assolutamente evanescente. Certo. Comunque, vabbè. Per mettere freschezza. Cioè, comunque, secondo me, è anche nell'ottica della partita di ritorno, è un risultato ottimo, perché a quel punto lì però non è comunque, più come una volta, cioè, perché si deve, però si deve, però si deve, sì, l'Atletico però deve, non è più, cioè, come una volta senza, perché il gol fuori casa, esatto, sì, però l'Atletico doppio. Comunque deve segnare, quindi comunque si deve scoprire, era un risultato molto bello, sì, però amici, si deve scoprire fuori, l'Atletico si deve scoprire, dovevano farne tre, adesso no, basta 2-1 e vai ai supplementari. Puntiamo ai supplementari. Il 13 marzo sarà tra Bologna-Inter e Inter-Napoli, quindi sì, comunque una settimana un po' più complicata, pesante, di questa tra Salernitana e Lecce, voglio dire. Però, insomma, l'Inter oggi... Vabbè, ma il campionato ormai sono amichevoli. Ecco, il famoso quesito... Si tanca da Eindhoven, 1-1 PSV Dortmund. Il famoso quesito di Marcello. L'Inter in Europa si sgonfia? Oggi la risposta è stata no. L'Inter in Europa c'è. Primo tempo, così, primo tempo, ni. Primo tempo, ni,
rispetto a Inter-Porto dell'anno scorso. Nel primo tempo non mi è piaciuta per niente, nel secondo tempo, cioè il secondo tempo ho rivisto l'Inter, quella del campionato. Alla fine ha messo in grande difficoltà l'Atletico Madrid, che non riusciva quasi a reggere il ritmo dell'Inter. L'Inter era indemoniata nel secondo tempo, ha creato tante occasioni, ne ha sbagliate parecchie, e poi alla fine ha suggellato comunque una vittoria che secondo me è ineccepibile. L'Atletico Madrid ha fatto secondo me un paio di occasioni, quella di Lino clamorosa sullo 0-0, sì. E poi quel tiro da fuori mi sembra di Morata, se non vado errato, ma poi non più granché, mentre l'Inter ha costruito tanto e quindi... Ma però devo aggiungere una cosa velocissima, allora, che l'anno scorso l'Inter ha vinto agli ottavi di finale col Porto, e abbiamo detto, almeno io avevo detto, l'Atletico Madrid rispetto al Porto è una squadra simile tatticamente con più qualità. L'Inter però quest'anno è migliorata, è meglio dell'Inter dell'anno scorso. L'anno scorso rischiò, se vi ricordate, Onana fu decisivo in una tripla parata, a un certo punto sullo 0-0 la partita era veramente in bilico, mentre oggi, come ha descritto, sono d'accordissimo con la descrizione di Marcello, oggi l'Inter alla distanza ha messo sotto l'Atletico e ai punti ha meritato il vantaggio. Forse il 2-0 sarebbe stata una punizione severa, però se ricordo che Arnautovic si è mangiato un gol clamoroso, Thuram si è infortunato, Morata è stato alla fine recuperato ed è pure entrato, 1-0 non è male, perché l'Inter quest'anno ha perso una partita nei 90 minuti col Sassuolo, certo. E stiamo parlando di settembre. Paolo? Se pareggia passa. Ma io dico che chiaramente le percentuali, questo risultato, cioè io le mantengo come all'inizio, secondo me, 55 e 45. Ok, non sposta più di tanto, dici? No, non sposta più di tanto. Conferma dell'Inter come spessore internazionale, meno vibrante, meno bella, meno armonica di come siamo abituati a vederla in campionato. Vabbè, dobbiamo considerare anche gli avversari. Unico campanello d'allarme, però magari è stata solo una serata, molta molta imprecisione sotto porta. Sì. E non solo sotto porta, perché anche nel giro palla, soprattutto nel primo tempo, hanno sbagliato molto. È chiaro che a questi livelli te lo puoi permettere un po' meno, no? Rispetto al campionato, soprattutto da qui in avanti. Lo sotto porta, Paolo, dell'Inter è purtroppo una caratteristica, una costante dell'Inter. Anche la finale di Champions League si è mangiato 5 gol. Però Lautaro spesso è un cecchino. È più un cecchino. Un cecchino micidiale. Ma è un mesetto che è un po'... Non un mesetto, ma tre partite sì, però, che sta calando però, in fase... Fammi dire, cioè, nel senso, anche nel secondo tempo dove ha dominato, però, cioè, anche nel portare palle in alto era un po' così istintiva, non era bello organizzata, che giocava tanto in ampiezza come al solito, sì. Però sto cercando di trovare il pelo nell'uovo, è vero, ovviamente. E in parallelo ripeto quello che ho detto alla fine del primo tempo, cioè a me, anzi lo rafforzo, l'Atletico non mi impressiona perché mi sembra una cosa che in questo momento, almeno dalla partita di stasera, non sia né carne né pesce, certo. Perché non è più la squadra cattiva, feroce di una volta, e non è neanche una squadra... Non eccelle nel fare quello che sa fare. No, e non è neanche così capace nel palleggio, certo. E anche nella fase di transizione, è un po' lenta, è un po' sterile, un po' capito? Ecco, questa è un po' la mia fotografia. Vado a suffragare il concetto che esprimeva prima Michele sull'Atletico Madrid in casa e fuori, perché ragazzi parliamo di due squadre totalmente diverse. Vi prendo a riferimento la Liga. In casa l'Atletico è la migliore squadra della Liga, ha fatto 37 punti, come l'Atletico nessuno, come Real Madrid, Atletico Bilbao, Girona, Barcellona, tutti meno punti dell'Atletico. Fuori casa invece solo l'Atletico un pareggio Madrid, e tutte vittorie in casa. 37 punti in casa. Fuori casa ne ha fatti 14 ed è l'ottava squadra della Liga. Quindi assolutamente, non so spiegarmi il perché, vabbè, il fattore campo è sempre contato, però in questo caso è davvero incredibile la differenza tra l'Atletico in casa e l'Atletico fuori. Quindi non vorrei che certi gol sbagliati alla lunga possano pesare. Ma sicuramente la partita di ritorno resta tutta da giocare, la qualificazione è molto aperta. È in ballo. L'aspetto piacevole di questa sera, come sottolineava un attimo fa Bargigia giustamente, è la maturità internazionale, cioè l'Inter questa sera ha condotto la partita. Siamo qua a dire a partita finita che ha vinto solo 1-0 e a rimpiangere in ottica qualificazione in vista di una trasferta che non sarà facile le tante imprecisioni sotto porta, il che significa che l'Inter, se guardiamo non da tifosi ma da osservatori la partita, l'ha condotta con un certo tipo di impostazione. E allargando ancora il discorso, la Lazio ha vinto in maniera totalmente diversa, perché la Lazio viceversa ha giocato più vecchia maniera a coprirsi e a difendersi
e poi ha segnato cinicamente su un clamoroso pasticcio difensivo del Bayern Monaco. Adesso speriamo domani in Napoli, però voglio dire, quella Champions League in cui negli anni scorsi eravamo abituati a non vedere neanche i play-off o a partecipare giusto da comparse, per adesso abbiamo due vittorie su due nelle prime due partite degli ottavi. Però la strada è lunghissima, però è un passo avanti. Non voglio fare il pompiere, però ripeto, l'Atletico Madrid fuori casa fa una fatica immane quest'anno. Immane, ragazzi, 14 punti nella Liga fuori casa. Però l'Inter, c'è da dire che l'Inter fuori casa... Cosa Marcello? Lo dico, stasera l'ha contenuta l'Inter, perché secondo tempo l'Inter... Sì, ma, sono, ma infatti, ma quello che dicevamo prima, però, cioè... è vero quello, Paolo, è vero quello che dici tu, però è vero che, come dicevo prima, l'Inter va a giocare quasi la sua partita lì, perché sicuramente l'Atletico, certo, come dici... Cioè, certo. E Max, quindi, l'Inter fuori casa... E abbiamo visto che fuori casa... Cioè, 10 vittorie, io ritengo che l'Inter paesi. Oggi spazi... dovesse approfittare di più rispetto a 1-0. Tutto qua. Poi è un buon risultato. Ritorniamo tra poco. Diretta studio per ritrovati. L'Inter viene a capo dell'Atletico Madrid. 1-0 decide Arnautovic. Continuiamo a dare spunti sulla partita, Michele, con i tuoi up and down, magari. Sì. Vabbè, vediamo un po'. Allora... No, è tutti otto. Allora, il migliore in campo per me è Barella. Sì, veramente oggi tutto campista, passa dal 6,5 del primo tempo, arriva a 7,5. 7,5 Barella. 7,5 Barella. Veramente una bellissima partita per lui. Poi devo inserire negli app per forza Frattesi, perché è entrato... Vabbè, è non c'è nulla di male. No, dico nel senso, vi dico il ragionamento, perché... Perde palla, è vero, il giocatore del Mamma mia, Nino. Ha fatto un errore però clamoroso. Però lui è bravo e lo fa sempre. C'è proprio una sua caratteristica di crederci su tutti i palloni, conquista punizioni, entra in aria. Quindi 7 per Frattesi. E poi metto anche Bastoni, perché anche nel secondo tempo ha fatto vedere di è in un momento proprio positivo anche dal punto di vista fisico, è cresciuto in fase difensiva, in fase offensiva, ha fatto una partita, ha accompagnato l'azione mille volte. Quindi 7 anche a Bastoni. 7 a Bastoni. I down. Poi li commentiamo alla fine. I down. Vai. Allora, dopo la vittoria diventa più difficile, però ci sono. Allora, Darmian, confermo il 5,5, perché pure quella volta che si è fatto superare da Lino proprio secco, non è da lui, è vero che Lino è tecnico, però ci sta quell'azione. 5,5 Darmian. Sì. Lautaro, che è cresciuto... nel senso che è stato più dentro la partita, procura pure il gol, però gli do 5,5 a Lautaro, perché comunque sotto porta oggi non poteva fare Lautaro. Meglio. Il primo tempo fa parte della partita e un gol se l'è mangiato. Il secondo, se Arnautovic poi non segna, se l'era mangiato pure quello ed era solo davanti al portiere. Quindi per me oggi Lautaro è 5,5. Il terzo, mi dispiace dirlo, ma confermo Mkhitaryan 5,5, perché lui potevo mettere Arnautovic, però poi segna e quindi lo salvo. Lo salvo perché Arnautovic. Perché non metti Çalhanoğlu? Perché tra Mkhitaryan e Çalhanoğlu un po' peggio Mkhitaryan, perché è un po' impreciso nel primo tempo, poi è calato alla distanza. Çalhanoğlu comunque alla fine niente, ha messo quel pallone a Lautaro di testa, un po' di palloni nel secondo tempo. Cioè l'Inter nel secondo tempo ha messo lì l'Atletico e comunque il centrocampo gira intorno a Çalhanoğlu e Barella. E Frattesi più di strappo, ma Çalhanoğlu comunque nelle azioni c'era sempre. Io invece di Bastoni quindi avrei messo, messo alla invece, fine... Invece di Bastoni avrei messo che De Vrij. De Vrij. Mkhitaryan 5,5, quindi 3,5,5. Io Lautaro, Mkhitaryan e Darmian. Negli app avrei messo De Vrij al posto di Bastoni, perché ha fatto quel recupero eccezionale del gol. Okay. Però sulla partita di De Vrij, che secondo me non ha fatto rimpiangere Acerbi, quindi bene, ci sono due piccoli asterischi. Il passaggio a Thuram, dove là, se lo fai bene... Vabbè, però lì era in attacco, non era nel suo territorio. Aveva fatto benissimo, tra l'altro, è merito su. E poi due azioni, due palle gol ha avuto l'Atletico. Una è Darmian che si fa superare da Lino... E l'altra è De Vrij che su Morata, voi dite l'ha sfiorata, ma non la tocca. Però mette fuori tempo Morata. Ho capito, almeno quello, cioè, lisci il pallone, almeno lo vuoi mettere un po' fuori tempo. Ragazzi, non è che capito, che doveva fare? L'autogol doveva capito, fare. Ma a volte i palloni ti scavalcano. Non è ma la scavalcata. Però non era un cross dal fondo, era un cross messo bene. Non ci è arrivato, E poi comunque ha fatto un recupero. Ha calcolata male. Ha fatto un recupero quando si è fatto male Sommer, che quello. No, ci sta, uno tra dei migliori sicuramente anche De Vrij. Marcello, sei d'accordo con questi sei up and down? Sì, anche se De Vrij, sì, no, ma io condivido le pagelle, sì. Ok, perfetto. Condivido. Fabio? No, niente da dire, sì, perché per me è stato giusto nel dare le votazioni, anche perché l'Inter stasera effettivamente
di down ne abbiamo visti pochi. Arnautovic avrebbe preso sicuramente il down se avesse sbagliato ancora anche il gol, perché aveva fatto degli errori clamorosi, però poi ha fatto un gol decisivo e quindi poi non puoi metterlo tra i down. Però complessivamente l'Inter stasera nel secondo tempo a me è piaciuta molto, cioè, quindi è stata una squadra che, nonostante la partita difficile con l'Atletico Madrid, però mi è piaciuto, cioè, nel senso che se la sono proprio conquistata questa vittoria. Direi che Marcello ha parlato come un libro stampato, probabilmente il fatto di occuparsi di una competizione che non lo vede coinvolto gli permette grande obiettività. E infatti i suoi pareri in genere sono sempre obiettivo. Non sono con la mia squadra, lo sono anche con gli altri. In questo caso specifico mi dà fastidio farlo con gli altri, però lo devo fare. In questo caso specifico i suoi pareri sono condivisibili, poi puoi dire tra i più bravi De Vrij e non Bastoni, ma va bene anche Bastoni non De Vrij. Okay. Tra i meno bravi puoi dire Çalhanoğlu e non Mkhitaryan, ma ci sta anche viceversa, quindi direi il sultano non può prendere sufficienza. I voti sono assolutamente condivisibili, come anche mi trovo assolutamente d'accordo con la chiosa che ha fatto su Arnautovic. Cioè Arnautovic, per quello che si è visto in campo, era da 4. Dopodiché ha messo in porta anche fortunosamente, perché stava sbagliando anche quello, ma ha messo in porta quello che è il gol decisivo, e quindi siccome il calcio alla fine conta il risultato, Fabio, e chi vince, non puoi dargli 4. Cioè, secondo me non era da 4, perché comunque è vero che ha fatto errori grossolani, però era bello vivo, era sempre dentro l'azione, cioè non capita sempre e non era scontato che lo fosse, cioè in tutte le occasioni c'era Arnautovic, come c'è stato poi quando ha fatto gol. No, però Michele, torniamo... Cioè comunque c'era, e esserci vuol dire che sei dentro la partita. Allora Paolo, l'errore torniamo al è un discorso punto di meno. Prima. 4. Il giocatore mediocre, scarso o giovanissimo alle primissime esperienze, che è vivo ma sbaglia le cose, lo perdoni. Il 35enne super esperto che gioca gli ottavi di Champions League... Non basta essere vivo. Scusa Fabio, possiamo però dire una cosa, anche che portare i risultati alla possiamo tua squadra. Dire una cosa, che questo Lautaro delle ultime tre partite un po' con le polveri bagnate e Thuram che fa più da raccordo perché per caratteristiche parte da lontano, l'Inter paradossalmente ha beneficiato dell'ingresso di Lautaro, che ha messo in difficoltà Arnautovic. Sì, perché ha fatto il centravanti perché classico. Perché Savic, questi qua, fisicamente lo hanno sofferto. Poi una volta ha sbagliato, l'altra volta ha tirato alto, alla fine. Però, sai, non c'era più solo Lautaro. C'era sempre. Più solo Lautaro. Sì, però secondo me dipende sempre come li sbagli i gol. Cioè nel senso che tu ci puoi essere presente, no? Sei presente nella partita, però... Se un conto Oblak avesse parato tutti i tiri che ha fatto Arnautovic, dici vabbè, è stato sfortunato, però lui era lì. Un conto è che sbagli clamorosamente in quella maniera lì. Cioè, sì, per sì, me sì, ha fatto due errori clamorosi. Sì. Il secondo non ne parliamo proprio. No, il primo non è un errore, Marcello, dai, era lanciato. Per me è un errore, è un errore. Perché poi alla fine l'ho rivista da dietro quell'occasione lì. Ha tutto il tempo per controllarsi, c'ha il tempo, ma com'è il tempo? No, però Paolo, se tu rivedi il replay, lui ha il tempo di ci sta pensando, si prepara, si mette col corpo, cioè lui è a posto quindi secondo me lì sì, è chiaro che il coefficiente di difficoltà la è più elevato. La palla però lui la impatta, cioè lui non è che può scegliere nemmeno il tempo dell'impatto, perché è già tanto che lui arriva ad impattarla, però è ad altezza stinco. Secondo me era difficile riuscire a prenderla addirittura tipo di collo per farla andare dentro, però va bene. Deve schiacciarla. Allora Arnautovic, quest'anno irriconoscibile, poi si è infortunato, è stato fuori un mese e mezzo. Quando è tornato si vedeva che Inzaghi voleva assolutamente coinvolgerlo, perché capiva che un giocatore di quella stazza aveva bisogno di fare almeno mezz'ora, 40 minuti ogni partita e, tra virgolette, sopportava anche prestazioni negative rispetto a chi sostituiva per non perderlo. Poi ha fatto due cose buone con Lecce, l'assist col Genoa, fece una buona partita, col Verona un disastro, due gol sbagliati praticamente a porta vuota, è rientrato in modalità depressione. Adesso nelle ultime partite finalmente ha segnato con la Salernitana in casa, lui si voleva togliere questo tabù di non aver mai segnato con l'Inter a San Siro e l'ha fatto. Oggi ha segnato un gol pesantissimo, adesso giocherà, avrà continuità dal punto di vista fisico.
E quindi io mi aspetto una graduale crescita di questo giocatore che, ripeto, rispetto a quello che abbiamo visto a Bologna, era irriconoscibile. Arnautovic. Arnautovic non poteva essere uno scarsone, aver dimenticato a giocare a sembrava Egidio Calloni questa c'entra, scusami, anche Kluivert nel Milan sembrava Egidio Calloni. Sono giocatori che a certi livelli anche con l'Austria, se lo vedi con l'Austria, sì, ho capito, è un giocatore che l'Inter segna, non è come giocare. Però ascoltami, il conto è, ma anche facciamo l'esempio di De Ketelaer, cioè magari c'erano pressione a Bologna. Ketelaer era un giovane che non sa la lingua. Sì, però, sì, però non ha la pressione, magari, cioè a Bergamo. Per non c'è questo la pressione, dico, per la pressione, sono d'accordo con la pressione. La pressione non ce l'ha Bologna. E mi ha meravigliato perché tu lo vedi, grande e grosso, e lui anche un po' a volte imita Ibra nel era, modo di fare. Michi lì era il leader. Lì era, lì a esatto, Bologna ma invece leader, Arnautovic abbiamo scoperto che è molto fragile psicologicamente. Ma quello è un limite. Perché sei alto e grosso, allora sei forte. Ma anche negli atteggiamenti, a volte sembra, capito, bullo. Ma questo è un limite, questo è un limite. Ho capito, ma adesso avrà la continuità. Anche in una squadra che crea molto, oggi abbiamo visto, oggi Arnautovic ha sbagliato un gol clamoroso, ma l'Inter ti dà spesso un'altra possibilità. Adesso giocherà con Lecce, giocherà con l'Atalanta, forse anche col Genoa. Vediamolo il calendario, guarda, me lo stai chiamando. Ma limite, sei molto ottimista, tra l'altro, però... No, peggio di così scusate, non poteva ragazzi, fare. Vediamolo al volo. Allora, Lecce-Inter, poi c'è il recupero mercoledì con l'Atalanta, il Genoa del nostro Fabio che fa visita nei Nerazzurri a San Siro, e poi c'è quel sorpresa. Trittico di cui parlava prima Michele, Bologna, difficile, Atletico Madrid e il Napoli. Qua in settimana sapremo il Napoli, di cui parleremo tra quasi poco. Sicuramente in settimana sapremo che sarà sabato Bologna-Inter, quindi okay. il 9 di marzo. Ma la partita difficile è ravvicinata è Lecce-Atalanta, dove Gasperini avrà pure Milan-Inter domenica, sì, mercoledì. Sì. E in questo momento peraltro l'Atalanta è quella che ha il coefficiente più alto di difficoltà perché è quella che sta giocando meglio, sì, quindi sì, è, cioè se vinci quella partita secondo me allora lì effettivamente però l'Inter due anni fa con la deponi le armi ha cambiato idea se vinci quella partita se vinci tornando se, su quello vincere, se, tornando se, un attimo se, su quello se okay, ho okay. detto Marcello se non allora, detto, nella sua se, tabella se. Personale che ha in tasca lo snodo è quello è ma il problema è che quelli che seguono sono scarcagnatissimi, sì è vero è vero, per chiudere il discorso su Arnautovic il tema è che Arnautovic è un giocatore che, ricordiamolo, ha avuto un momento di grande interesse quando arrivò all'Inter per la prima occasione che aveva 21 anni, dopo una partenza che aveva fatto al Twente in Olanda, molto interessante per un ragazzo. Dopodiché, per tutto il resto della sua carriera, è stato un giocatore di seconda o terza. Quando tira fuori Wikipedia è pericoloso. No, è stato un giocatore di seconda o terza. Ma quest'anno era quinta fila. No, è transfer market. Scusa? Quest'anno non era nemmeno quel giocatore lì più. No, ma voglio dire, per tutto il resto della sua carriera... No, beh, a Bologna, dai. Quando ci si siede a quel posto, i numeri... Ma sì, ma cioè Arnautovic ha giocato veramente... Bologna, voglio dire Bologna. Ha fatto 24 gol negli ultimi 2 anni in campionato. Con tutto il rispetto per il Bologna, che non era il Bologna di quest'anno, tutta la carriera di Arnautovic, oltre alla parentesi in Cina, West Ham, Stoke, Werder Brema, per carità, un professionista che ha giocato a calcio 15 anni ai massimi livelli. Infatti nell'Austria insegue Polster, ma sempre, che è il maggior marcatore della storia. Ma sempre a un secondo livello. Nel senso che uno che segna Arnautovic. Ma sì, ho capito. Ma sì, ma quest'anno manco a porta vuota, la metteva con le mani. Ma Polster avrà fatto 6 gol. Stendiamo di Arnautovic no, adesso. Sto dicendo, non sto il contrario, cioè, sto dicendo che quest'anno cioè, che ha segnato non segnava nemmeno con le mani. Esatto. Mentre l'anno scorso ha fatti 10, due anni fa 14. Anche stasera. E anche stasera. Vede che c'è il fiuto del gol. Sì, poi a un certo punto è stato fuori. Non giocava Thiago Motta, per il discorso che facevi tu Michele del sentire la pressione, cioè e è vero che è un giocatore fatto... esperto, però è un giocatore che per tutta la sua carriera ha giocato in squadre di secondo livello, mai al vertice. No, ma certo, sicuramente questo sì. Poi tra l'altro a un certo punto, io nella cronaca ho detto, allora l'anno scorso l'Inter ha vinto 1-0 col Porto, nel finale ha segnato Lukaku da subentrato, perché c'era Dzeko Lukaku. Adesso quest'anno, all'inizio dell'anno, si diceva, ma... come si fa a sostituire Dzeko Lukaku con Thuram Arnautovic? Diciamo che Thuram ha fatto ricredere in tanti, Arnautovic no. Oggi c'è stata questa staffetta obbligata e ha segnato di nuovo quello che è subentrato. E quindi diciamo che, ripeto, secondo me l'Inter quest'anno... quest'anno che è andata come l'anno scorso agli ottavi, che è entrato Arnautovic, è andata bene. Sei a Wembley, no, non mi vedo a Wembley perché ti ho detto che io vedo il City e il Real superiori all'Inter, City e Real, e il Bayern se passa la Lazio, perché secondo me resta favorito. Il problema è se va via Tuchel, se va il Bayern, va via Tuchel, allora probabilmente il Bayern ha anche giocatori fuori, se recupera i giocatori quarti di Champions a giocare col Bayern di
di guarda che il campionato, Musiala, il campionato che sta giocando così il campionato Bayern, ha perso due partite consecutive prima di queste due sconfitte. Ma come? Veniva da tutte vittorie, veniva era due punti dalle Leverkusen perché... se le vince tutto. Vabbè, comunque, per me il Bayern è più forte come rosa anche il Bayern dell'Inter. Poi ci sono tutte queste squadre. Vabbè, che sono e speriamo che li incontrate e li eliminino. Così almeno siamo contenti. No, no. Sempre una parola buona. Buona quest'anno, Marcello, c'è il tabellone. Quest'anno c'è il tabellone. Sta facendo la peggiore stagione, ma lui dice che il Bayern, allora se la incontri speriamo che le elimini. No, devono andare così. Come l'anno scorso, Bayern. Così ti daremo ragione. Real, City, tutte dalla stessa parte. Che... Tutte dalla stessa parte, Real, Bayern e non è che è sempre Natale, è sempre Natale. Sei già ai quarti. Che quarti. Ci dobbiamo fermare. C'è sempre Gravina lì a tirare i bussolotti. Cerchiamo di farci un'idea di come possa... Cerchiamo di farci un'idea di come... è scatenato, perché Marcello più passa il tempo e più viene fuori con delle chicche. Sì, mi carico. Si carica. Lui fece 2-0, 3-0 con l'Atletico. Al contrario, partì fuori casa e poi rimontò in casa. Sì. La partita Coronale, di Bernardeschi. Ronaldo, fu la partita Ronaldo, di Ben... grande partita ma anche Bernardeschi il ritorno fu una partita spettacolare Ronaldo perché, si sa sì però dico cerchiamo di capire come secondo noi affronterà il Napoli domani lo scontro con il Barcellona con un nuovo allenatore il terzo in campionato in stagione è arrivato Calzona esonerato Walter Mazzari tra poco vi spieghiamo anche chi è probabilmente ai più questo allenatore risulterà sconosciuto Calzona napoletano esattamente.